Sì, allora buonasera a tutti, bentrovati. Siamo qui riuniti in seduta straordinaria per volontà di alcuni colleghi su un monotematico che riguarda i finanziamenti del PNRR. Do un saluto ai colleghi, all'amministrazione, ai gentili ospiti, al deputato Di Paola, al dottore Di Martino. Attendiamo il senatore Lorefice. Mentre il senatore Damande e l'onorevole Sunzeri, per altri impegni improrogabili e improcrastinabili, non saranno qui con noi, così come l'onorevole Catania e l'onorevole Mancuso, che altri impegni li hanno tenuti fuori dall'aula questa sera. Bene, prima di iniziare ricordo i tempi di questo monotematico. Sono 15 minuti per la presentazione, 10 minuti per ogni collega che vuole intervenire, 15 minuti per l'amministrazione e dopo 5 minuti per i capigruppo. Di Paola e il dottore Di Martino, nominato dal Comune per i progetti della agenda urbana e PNRR. Il revisore dei conti sono qui con noi. Io chiedo a tutti prima di iniziare. Non ho capito. Da Colluro, uno dei dirigenti del comune. No, dirigente esterno. Ha un incarico da parte del comune sulle. Sì, no, chiaro. L'hanno invitato chi ha presentato il monotematico, architetto Colluro. Io non posso fare altro che esaudire i desideri di chi mi chiede l'incontro. Quindi invito tutti a mantenere i tempi che ho appena detto, 15 minuti il proponente, 10 tutti gli altri e 15 minuti per l'amministrazione, per consentire a tutti di intervenire senza la necessità che io vi interrompa. Bene, segretario, cortesemente se può chiamare l'appello, grazie. Sono le ore 19:45 minuti. Alla seduta odierna, regolarmente convocata, sono presenti Sammito. Presente. Pellegrino. Scerra. Casciana. Trainito. Presente. Morselli. Grisanti. Orlando. Guastella. Presente. Giudice. Greco. Presente. Alabiso. Presente. Di Dio. Presente. Cascino. Presente. Romano. Assente. Farrugia. Iaglietti. Presente. Ascia. Presente. Incardona. Ragnolo. Caci. Presente. Presente. Sincero. Presente. Faraci. Presente. Spata. Assente. 18 i consiglieri presenti e 6 gli assenti. Quindi 18 presenti, 6 assenti, verificata la presenza del numero legale, la seduta può avere inizio. Scrutatori di questa seduta, qualora si arrivasse ad un atto di indirizzo da parte dei proponenti, saranno i colleghi Alabiso, Giudice e Iaglietti. Prima di iniziare mi corre l'obbligo di ricordare a me stesso che le vicende che hanno interessato alcuni componenti del Consiglio Comunale e dell'amministrazione, anche se non si è mai fatto il nome dell'uno né dell'altro, hanno un pochettino lasciato l'amaro fra quanti hanno letto e i commenti che ci sono stati successivamente. Io, come garante del Consiglio Comunale, così come ha fatto il Sindaco, come garante dell'amministrazione, invito tutti, me per primo,
ad avere un atteggiamento diverso nei social per non incorrere in giornate, in settimane che si ripercuotono poi su quello che è il vero operato, il vero lavoro di ognuno di noi. Quindi fatto salvo questo, uno dei proponenti che vuole presentare il monotematico di stasera, il primo firmatario c'è il collega Sincero, poi ci sono gli altri colleghi, lo presenta il collega Faraci. Prego collega. Sì, grazie Presidente. Buonasera colleghi, buonasera amministrazione e pubblico in aula. Da Presidente, questo monotematico scaturisce da alcune vicende che in modo sistematico caratterizzano il Comune di Gela. Noi come commissione, diversi firmatari di questo monotematico sono in commissione sviluppo economico insieme a me, abbiamo seguito sin dall'inizio diverse linee di finanziamento, diciamo anche un po' senza essere eccessivamente insistenti, ma siamo andati financo nel settore per evitare che i dirigenti dovessero portarsi dietro tutti gli incartamenti. Le abbiamo seguite e ahimè sistematicamente si verificano dei definanziamenti. Definanziamenti che alcuni diciamo erano attesi, nella misura in cui già dal nostro insediamento, da una prima ricognizione, avevamo preso atto del fatto che non tutti i progetti fossero realmente dei progetti. Alcuni erano stati presentati con delle schede di fattibilità, sostanzialmente erano dei contenitori vuoti, e su questi, diciamo, nonostante la delusione, ci eravamo quasi rassegnati. Sugli altri, invece, soprattutto alcuni che poi vedremo, sono legati l'uno con l'altro. Per esempio, l'Officina della Gioventù, che è l'ultimo che è stato in qualche modo impattato dal definanziamento, forse pochi sanno che in realtà è strettamente correlato ai progetti di qualità dell'abitare, ovvero al PNRR, perché nel bando del PNRR uno dei requisiti per accedere ai finanziamenti era proprio il fatto che sull'area e nelle aree dove ricadevano i progetti c'erano già altri progetti finanziati. Quindi questa, diciamo, quello che si verifica alcune volte ha degli aspetti, diciamo, potrebbe avere dei ritorni inaspettati. Allora, oggi questo monotematico, che chiaramente ha come dire, un'impronta molto tecnica, sicuramente dobbiamo capire quanto e come la politica ha influenzato la parte tecnica. Sappiamo che il RUP non sono tanti, ma financo l'altro ieri abbiamo appreso per l'ennesima volta che il RUP lascia, cambia l'incarico, e questo, diciamo, è un metodo poco ortodosso, che fra l'altro la legge nemmeno prevede. Cioè il RUP non è che può lasciare l'incarico solo perché viene spostato da un'altra parte, eccetera. Questo lo approfondiremo durante la seduta, però capite bene, già sono pochi. Se cambiano incarico n volte, se il procedimento passa di mano dall'uno all'altro, cosa che, ripeto, la legge nemmeno prevede, se non in casi gravissimi, il rischio poi qual è? Che si perde il filo. I finanziamenti del Patto per il Sud che sono stati definanziati sono tanti, in percentuale sono tanti, in termini economici sono tanti, e la città ha perso delle opportunità e continua a perdere delle opportunità. Non solo, continua a perdere l'opportunità di far bene, perché siccome siamo sempre di corsa e speriamo che ci diano delle proroghe perché non arriviamo mai ai tempi assegnati, in alcuni passaggi dove sarebbe opportuno requisire delle aree, migliorare delle cose, non lo facciamo perché poi abbiamo fretta. E anche su questo ci tornerò in modo puntuale quando farò l'intervento. Vede Presidente, per noi è un'amarezza questa, l'amarezza di sapere che alcune volte ci si dice che i progetti vengono messi in tutela, in realtà di tutela ben poco,
Poi ci spiegheranno tecnicamente stasera perché perdiamo, perché mettiamo in tutela. Però sembra quasi che noi gli stessi progetti li ripresentiamo n volte. E quindi poi li mettiamo in tutela, ma è sempre lo stesso progetto che avevamo prima. Poi passano gli anni e quindi quel progetto non è più nemmeno attuale. Addirittura i fondi nemmeno bastano, però non l'abbiamo messo in tutela. In tutto questo, l'unica cosa che si riesce a fare è incaricare i progettisti che poi, poverini, finiscono per fare un lavoro inutile. Perché questi progetti non vengono nemmeno finalizzati, perché vengono sistematicamente definanziati. E quando poi qualcuno si lamenta, arrivano pure i funzionari della regione, a ragione a torto, adesso vedremo cosa ci dice il dirigente, che ci bacchettano pure. Perché sistematicamente ogni qualvolta ci definanziano qualcosa e noi diciamo ah ce l'avete con noi, quelli ci dimostrano che ci hanno mandato 10.000 mail a cui non abbiamo risposto, che siamo andati fuori dai termini, che abbiamo sbagliato i codici, che il RUP non aggiorna la piattaforma da 8 mesi, da un anno e così via. Cioè capite, noi abbiamo un comune che non ha capacità di spesa, abbiamo un comune che ha grandi difficoltà economiche e l'unico modo per fare le cose che abbiamo è portare avanti i progetti. Ma questo non lo riusciamo a fare un po' per le difficoltà che abbiamo, un po' perché magari, nonostante le difficoltà, si approfitta delle difficoltà. Mi accingo a leggere il testo perché è molto lungo, però quello che invito stasera a fare all'Aula è di ascoltare le risposte, perché abbiamo bisogno di capire dove siamo destrutturati, perché continuiamo a non essere strutturati adeguatamente e se ci sono delle cose da correggere, nella misura in cui gli strumenti di cui ci siamo dotati può anche darsi che non siano efficaci, che non siano efficienti. E non mi riferisco solo a strumenti tecnici, ma anche diciamo, a personale di cui per fortuna ci siamo dotati. Richiesta di convocazione Consiglio Comunale monotematico e urgente. Stato di avanzamento dei progetti PNRR, rigenerazione urbana, agenda urbana, POC Sicilia, PAS. Con la presente i sottoscritti consiglieri comunali chiedono al Presidente del Consiglio Comunale di convocare un Consiglio Comunale monotematico per trattare l'argomento in oggetto. Tale richiesta si è resa necessaria al fine di conoscere in maniera dettagliata lo stato dell'arte di tutti i progetti che nell'anno di mandato di questa amministrazione 21-22 sono stati finanziati per un importo di circa 100 milioni di euro. Perché se è vero come è vero che nel biennio sopra menzionato l'ente ha ricevuto tutti questi decreti di finanziamento, è altresì vero e preoccupante che quei decreti ad oggi non si siano trasformati in opere. Né sul punto questo civico consesso è mai stato informato circa gli stati di avanzamento o il disavanzamento o stallo o blocchi dei progetti. Le notizie che ci giungono dagli organi di stampa non sembrano confortanti, anzi scattano una fotografia dei fatti drammatica, scandita da piattaforme non aggiornate, procedure ferme, cronoprogrammi inesistenti, tempi non rispettati, gare stoppate, gare mai partite. L'avamposto delle catombe. Si comprenderà bene quindi l'urgenza di volersi celebrare un monotematico sul punto, atteso che avremmo sperato di non doverlo richiedere, poiché la richiesta di un monotematico sul tema dei progetti è già una prova che qualcosa non ha funzionato e che gli stessi iter, evidentemente e presumibilmente da un certo punto in poi, non seguiti, abbiano inghiottito la progettualità che sembrava essere e che allo stato non c'è. Se il collega Morselli vuole leggere lui, io gli passo tranquillamente il testimone. Che ti sentivo parlare. Diversamente, se vogliamo darlo per letto, possiamo farlo, io non ho problemi. Se l'Aula ritiene di averlo letto... Io l'ho letto, gli altri presumo anche. Poi se lei vuole fare un zundo a memoria di tutti... Diciamo che nell'introduzione il sunto l'ho già fatto, però adesso andiamo in modo più puntuale. Diversamente nessuno avrebbe pensato di fare espressa richiesta di un monotematico.
Ma perché l'Aula è il luogo deputato a ricevere chiarimenti, riteniamo che sia arrivato il momento di ricevere risposte e chiarimenti dagli organi tecnici e burocratici, che certamente sapranno rendere edotta l'Aula circa il destino di quei decreti di finanziamento rimasti tali e somiglianti al momento ad una moneta della lira non più spendibile. Agenda Urbana è stato un modello, questo non può negarsi, ma non c'è chiaro cosa è stato, non c'è chiaro cosa ne è stato di quel modello che ha consentito a questo comune di non perdere nemmeno uno dei finanziamenti stanziati da quella programmazione 14-20 con dotazione finanziaria complessiva di 20 milioni di euro. Ed esattamente, ottimizzazione energetica degli impianti di pubblica illuminazione dei quartieri nord, 1,5 milioni, consolidamento terre armate di via Borsellino e Lungomare, 1,1 milioni, consolidamento di aree a monte di via Borsellino, 2,9 milioni, recupero di allestimenti COC, 220 mila euro, Polo per l'infanzia, scuola Pirandello, 2,7 milioni, immobili di via Madonna del Rosario, 1,9 milioni, digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione dei servizi digitali, 360 mila, pista ciclabile, 720 mila, centro per gli anziani di via Siracusa, 860 mila, efficientamento energetico, scuola Don Milani, 1,5 milioni. Alcuni di questi progetti, per scelta imposta dai dirigenti, sono stati messi in salvaguardia. Salvaguardia sarebbe significato il sostantivo femminile, difesa, vigile e accorta di un bene e di un diritto, di un interesse. Il dizionario è chiaro, ma non si hanno notizie di quale tutela si sia avuta o non avuta per questi progetti, o meglio, se dovessimo attenerci alle notizie, dovremmo ritenere che si sia perso il controllo. E le domande a quel punto sarebbero semplici. In quale stato si trovano i progetti che non sono stati posti in salvaguardia? E che destino spetta invece a quelli posti in salvaguardia? Chi se ne sta occupando? Si dirà che si attendono nuove linee di finanziamento, ma l'attesa è spesso usata per giustificare l'inattività. Esiste già una linea di finanziamento pronta ad accogliere quei progetti dimenticati, la programmazione 21-27, meglio conosciuta come FUA. Dobbiamo dedurre che la stessa, in salvaguardia, altro non è che un alibi per procurarsi più, per non occuparsi più dei progetti. La Regione allora consente sì la salvaguardia, ma questa è tradotta in totale inattività. Anche per questo, questo monotematico è utile per accendere la luce lì dove luce piano piano si è spenta. Le notizie che ci giungono non sono rassicuranti nemmeno sul versante dell'obbligo del monitoraggio delle piattaforme Caronte e Regis. Le due piattaforme appena menzionate altro non sono che l'interfaccia tra il Comune e gli uffici regionali e ministeriali. Più esattamente, sul sito ufficiale della Regione Euroinfo Sicilia, il nome del Comune di Gela da un certo punto in poi figura tra i comuni inadempienti all'obbligo di monitoraggio dei progetti del sistema Caronte. Per intenderci ed essere pratici, nessun progetto ricade nella linea di finanziamento di Agenda Urbana. Risulta monitorato da mesi ormai. Per essere ancora più pratici, è meglio far comprendere che verosimilmente potrebbe abbattersi il mancato e perdurare mancato monitoraggio e sempre avamposto di mancati pagamenti di SAL per aziende che hanno lavorato o peggio ancora di finanziamenti. Sono dati ufficiali che vengono direttamente dalla Regione che certamente non possono essere sconfessati. Nell'ottica del mancato monitoraggio, purtroppo, una narrazione medesima interessa Regis, che è il sistema invece sul quale è obbligatorio monitorare ed aggiornare i progetti del PNRR ogni mese. Non è un caso, infatti, che al monotematico odierno si è chiesto che prendesse parte il professionista dottor Mario Di Martino, quale esperto scelto e nominato dal settore unità speciale del Comune di Gela. Non stupirà pertanto che il civico consesso voglia rivolgere domande circa lo stato di aggiornamento o meno della relativa piattaforma proprio al professionista scelto, atteso che l'avviso è ordinariamente pubblicato dall'Agenzia per la Coesione e poi adottato dal Comune di Gela per consentire
allo stesso comune di dotarsi di un apposito staff, ha significato per un settore unità speciale la nomina di professionisti tecnici di livello senior e junior. Nello specifico, la richiesta di presenziare al monotematico rivolta al professionista Di Martino consente al civico consesso un confronto pubblico sul punto atteso che, come anticipato in premessa, vi è l'urgenza di rispettare i tempi dettati a livello nazionale e di fare luce inoltre su un sedicente mancato aggiornamento di Regis che comporterebbe per l'ente e per la città un danno. La determina 793 di incarico dell'esperto reca la data del 31/03/23 ed in ragione di ciò si ritiene che sia trascorso abbastanza tempo e questo sia il tempo giusto per rendere edotta l'Aula circa l'attività svolta. Non già ovviamente con desideri inquisitori che non ci competono, ma piuttosto con il preciso desiderio, che è anche il nostro preciso dovere, di capire verso dove stiamo traguardando la progettualità alla quale si è lavorato nel biennio 21-22 e che ha consentito di creare presupposto per l'istituzione di un settore ad hoc. Settore ad hoc che oggi gestisce tutti i progetti ricadenti nel PNRR e più in generale tutta la programmazione annessa alla linea di finanziamento nazionale. Sostanzialmente 30 milioni di euro riguardano i progetti di qualità dell'abitare e sarebbero 15 milioni gela tra alte culture e mare e 15 milioni abitare in qualità gela, asilo di via Albinoni 1 milione, riqualificazione del giardino dell'Acropoli 500.000 euro, con trasferimenti a titolo di acconto da parte del Ministero per un importo pari a 90.000 euro. Rigenerazione urbana è suddivisa in due distinti capitoli, quale Montelungo 5 milioni e 4, Lungomare più ex Dogana 4 milioni e 6, Stadio e area sportiva 2 milioni e mezzo, Sinapsi 10 milioni di euro, anche se Sinapsi il soggetto attuatore è l'Università Cuore di Enna. E ancora decreti di finanziamento ottenuti grazie all'allora assessore alla famiglia Scavone, riqualificazione biblioteca comunale per 600.000 euro, riqualificazione Young Center Vico Giardinelli per 600.000 euro, riqualificazione Palazzo Ducale per 600.000 euro. I progetti provenienti dal protocollo d'intesa del 2014 che hanno portato alla firma gli accordi quadro e gli accordi attuativi con Eni e la Regione, gli accordi attuativi con Eni e la Regione pari a 25 milioni di euro. La comunità energetica con trasferimento a titolo di acconto da parte della Regione per un importo pari a 26.000 euro per definire la progettazione. Con questa progettualità che si spera non rappresenti una possibilità abortita, il minimo che questo civico consesso può fare è chiedere lumi sia alla politica sia ai tecnici e dai dirigenti del settore circa lo stato dell'arte, anche in ragione del silenzio che si registra sullo stato d'avanzamento dei progetti ed in ragione della mancanza di un cronoprogramma. Non si può negare inoltre che a livello nazionale e a cascata a livello regionale e infine locale ci sia una grande attenzione proprio sul tema dei finanziamenti che oggi per i comuni rappresentano l'unico modo per cambiare il volto della città. Ma altresì vero però che al momento nessuno di noi, nonostante i tanti finanziamenti, può dire di avere visto concretizzarsi una sola opera, con l'aggravante peraltro del ticchettio del tempo che incombe. Non sappiamo se sia figlia di questa lentezza tecnica, gestionale, ad esempio la procedura di gara stoppata del progetto di Montelungo, finanziato proprio con il PNRR, linea di finanziamento rigenerazione urbana, la cui dotazione era di 5 milioni e 4 e con la determina 25/18 del 4/9/2023. Un progetto pronto per essere mandato in gara e che avrebbe significato la riqualificazione di tutta quell'area, ora stoppato da una determina di annullamento in autotutela dell'affidamento dell'appalto integrato. Annullamento si è disposto per un errore tecnico che certamente può presentarsi specie per procedure così complesse, ma quell'errore è figlio di una disattenzione che al momento abbiamo timore interessi tutta la programmazione in generale.
Non può dirsi che sul piano formale non si siano create le condizioni tecniche per evitare intoppi, anzi a disposizione del settore c'è un imponente staff di professionisti nominati grazie all'avviso adottato dall'ente e pubblicato dall'Agenzia per la coesione, ma il timore che si sia persa la rotta tanto sul PNRR quanto sui progetti di agenda urbana. Nel mese di aprile 23, inoltre, veniva firmato un protocollo d'intesa tra il Comune e la Guardia di Finanza perché si attuasse un controllo ancora più capillare e perché la stessa Guardia di Finanza, in ragione della grande attenzione che c'è sui fondi PNRR, verificasse tutta la filiera che passa dal PNRR. La scelta allora riprese la linea dettata a livello comunitario al fine di potenziare l'interscambio di informazioni con il comando della Guardia di Finanza, anche rispetto alle procedure di gara e affidamento, così da impedire eventuali conflitti. Un monitoraggio quindi che è stato deciso a garanzia degli stanziamenti pubblici previsti ed in ragione di questa linea comunitaria, poi adottata sul piano locale, che si inserisce l'opportuna presenza del comandante provinciale della Guardia di Finanza, colonnello Stefano Gesuelli, con il quale è stato sottoscritto il protocollo d'intesa. Nell'ottica dell'attenzione sul controllo dei fondi vanno lette a riprova di come sul piano nazionale i riflettori siano accesi sul PNRR le deliberazioni 17 e 18 del 3 maggio 23, con la quale la Corte dei Conti assume un ruolo centrale. Infatti esercita il controllo sulla gestione circa l'efficienza e l'efficacia rispetto all'acquisizione e all'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR e riferisce almeno semestralmente al Parlamento sullo stato d'attuazione del PNRR ai sensi dell'articolo 7, comma 7 del decreto legge 77 del 2021. In aggiunta a tale funzione, benché al momento l'attribuzione di tale funzione alla Corte dei Conti sia controversa, la stessa Corte dei Conti, in attuazione all'articolo 22, comma 2 del decreto legge 76 del 2020, ha istituito il collegio del controllo concomitante presso la sezione centrale di controllo sulle amministrazioni dello Stato. Si comprende quindi come i comuni siano sotto la lente di ingrandimento e del Ministero e della Corte dei Conti, che è sempre un occhio attento e presente. È presente come questo controllo potenziato abbia interessato anche il ruolo del collegio dei revisori, che sono di fatto stati arruolati dalla Corte dei Conti. In sostanza, oggi il collegio dei revisori ha anche il compito di verificare la legittimità e l'ottenimento da parte degli enti dei fondi del PNRR, nonché di monitorare l'andamento attraverso una relazione periodica informativa alla Corte dei Conti. Più esattamente, i revisori sono tenuti a compilare una serie di colonne all'interno di un CD questionario PNRR volte ad acquisire informazioni sulle fonti di finanziamento dei progetti, sui cronoprogrammi, sulle anticipazioni ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 11 ottobre 21, sui dati finanziari relativi ad accertamenti, impegni, FPV, di entrata e di spesa, pagamenti registrati nel 2020. Il tutto ovviamente con un unico fine, il controllo che ai revisori compete per legge, nonché il rispetto dei tempi e del principio dell'obbligo di aggiornamento degli stati di avanzamento procedurale di ogni singolo progetto. Discorso medesimo vale per l'Unione dei Comuni, che rappresenta il dopo agenda urbana. Agenda urbana rientra nella programmazione 14-20, mentre la programmazione 21-27, a mezzo di apposito atto costitutivo siglato in data 23-06-23, si è concretizzato ufficialmente con la costituzione dell'Unione dei Comuni Gela Butera-Niscemi, con una dotazione finanziaria di circa 70 milioni. Anche su questo versante, nonostante i tre comuni abbiano anche votato i propri rappresentanti in seno al Consiglio, nonostante sia stato nominato un coordinatore dell'Unione che ricopre anche il ruolo di dirigente del settore che si occupa del PNRR, tutto tace. La motivazione sottesa al monotematico non sarà sfuggita agli occhi ed alle orecchie attente degli invitati, ma nemmeno alla politica. Si sintetizza in alcune domande che ai distratti appariranno banali. Esattamente dove stiamo andando? E questo
shuttle gelese carico di progettualità, chi lo sta conducendo? E questo ci porta alla seconda domanda: chi è naturalmente deputato sul piano tecnico e chi lo è sul piano politico e quindi si trova alla guida? Cosa stanno producendo? In ragione di tutto quanto sopra espresso e per le motivazioni appena espresse, nonché al fine di formalizzare il nostro dovere di sapere e meglio riconoscere lo stato dell'arte di ogni singolo progetto e linea di finanziamento. Chiedono la convocazione del Consiglio Comunale con la lista degli invitati. Grazie Presidente. Grazie a lei. Dopo la presentazione del monotematico da parte del collega Faragi, sono aperti gli interventi per tutti i colleghi, ricordo 10 minuti a testa per chi volesse intervenire. Approfitto per salutare e dare il benvenuto al senatore Lorefice che nel frattempo ci ha raggiunto. Prego collega Cascino. Buonasera Presidente, colleghi consiglieri, ospiti presenti. Ebbene, questa sera ci affrontiamo qua a questa convocazione di un monotematico che in effetti è uno dei monotematici più lunghi della mia storia politica. Ho redatto con diverse pagine, con diversi appunti che in qualche modo lasciano anche dei dubbi. Dubbi sulla questione dei finanziamenti, dubbi per quanto riguarda i definanziamenti e i tanti organigramma o programmazione, una volta per il personale, una volta per le figure tecniche, però è chiaro che ne piange è la città. Poi un continuo cambio di dirigenti, un continuo cambio di personale, anzi senza dirigenti a volte, senza dirigenti, e quindi le colpe poi ricadono alla nostra comunità, i mancati finanziamenti, quindi le opere che di fatto non vengono realizzate per una questione che magari forse la legge in parte non ci dà la possibilità di affidare a tecnici esterni la possibilità di redigere dei piani, dei progetti al fine di poter attingere meglio i finanziamenti. È chiaro che questa sera anche la presenza del dottor Di Martino, che è stato nominato da questa giunta, che riguarda il controllo della progettualità, le condizioni al riguardo, dovremmo avere sicuramente la contezza di quello che di fatto ha fatto l'incaricato per questa amministrazione. Si parlava di argento urbano, fino a poco tempo fa era magari gestita da un assessore, dove in effetti oggi non c'è, i quali i consiglieri sono proponenti alla firma stasera di questo documento, e che comunque lascia il tempo a commentarsi da solo, i risultati sono evidenti. E quindi in effetti chiedo più che altro, oltre al dottor Di Martino, anche al sindaco e ai dirigenti incaricati, di dare le risposte esaudienti per dire che in effetti esaustivi praticamente per quello che si è fatto, perché di fatto noi stiamo perdendo alcuni finanziamenti e alcuni sono arrivati all'ultimo momento con dei pareri velocizzati anche da parte di altri organi che lasciano tutti i dubbi a riguardo di una fattibilità di tutto quello che era l'elenco dei progetti presentati. Quindi c'è una grossa situazione difficile da gestire, ma un deficit abbastanza
non accettabile per noi consiglieri che rappresentiamo la città e per quell'amministrazione che di fatto rallenta o quantomeno si sforza ma non porta a termine quelle che sono le progettualità, approfittando di questo PNRR, che sono dei fondi, ahimè, che sono necessari per tante opere che riguardano le tante opere che si diceva, per esempio io leggo che c'era, oltre che la scuola Pirandello, che ha il suo privilegio e tutti lo sappiamo per che cosa, per come lo è stato di fatto, ma anche il consolidamento della Borsellina. Il discorso che si paventava subito che stava per iniziare l'asilo del via Albinoni, e fortunatamente qualche giorno fa è uscito fuori un parere per quanto riguarda Orto Pasqualello, con l'impegno, io dico, esterno da parte mia, perché in effetti ho partecipato pure fuori da questa mia, dal mio ruolo, anche a dare un contributo a questa amministrazione per non far perdere le determinate somme. Ma ci sono anche determinate opere che di fatto erano tutte finanziate, a iniziare a quella che era l'ex dogana del lungomare, ma anche lo stadio che noi come commissione l'abbiamo trattato diverse volte. Noi come commissione abbiamo invitato l'assessore, noi come commissione abbiamo visto che di fatto è una cosa necessaria, ma oltretutto abbiamo assistito nelle ultime due partite casalinghe della nostra squadra locale una marea di tifosi con la presenza di 1500 spettatori che purtroppo assolate come pomodori messi a disseccamento. Quindi questa è una situazione che purtroppo è balorda, sindaco, ma noi spero che comunque la risposta non la devo dare io, ma la deve dare l'amministrazione, la devono dare i dirigenti, perché ci sono stati dirigenti, ma chi è scappato, ha cambiato, chi cambiano il RUP, chi cambiano strategie, incariche, o perché, ripeto, un momento fa l'ho detto, l'esiguo personale, ma come si è dato un incarico esterno al dottor Di Martino, si potevano anche dare incarichi a professionisti esterni, e in alcuni comuni questi già esistono, dove comuni, pur di non perdere i finanziamenti, hanno dato incarichi a terzi, professionisti esterni. Grazie. Grazie al collega Cascino. Non c'è nessun altro iscritto a parlare? Ah, ok. Prego, collega Farrugia. Grazie, Presidente. Un saluto ai colleghi, l'amministrazione e gli ospiti presenti. Io mi riservo successivamente di fare l'intervento, Presidente, perché volevo... Sì, collega, le ricordo che l'intervento è 10 minuti in questo momento. Sì, volevo... Okay. No, perché è arrivata dopo, quando il Presidente l'aveva detto, solo sì. Per ricordarlo, per memoria. Sì, ma io volevo dirle che noi abbiamo ricevuto una mail 2 ore prima di iniziare il monotematico con dei documenti, ritengo, rilevanti da parte dei revisori dei conti. Io ovviamente ho avuto pochissimo tempo, come ritengo tutti i miei colleghi abbiano avuto pochissimo tempo per poter leggere accuratamente i verbali, i documenti che ci hanno inviato, ma sicuramente abbiamo appreso che sono state fatte nell'ultimo anno diversissime note, richieste di adempimenti, di monitoraggio, di tante cose. Vorrei capire se ad oggi, perché ho visto anche che la relazione che voi mandate, se non sbaglio è del 7 dell'altro ieri, giusto? Ho letto bene oppure mi sono confusa fra i documenti? Comunque vorrei capire se gli adempimenti che voi più volte avete reiterato all'amministrazione poi sono stati fatti o meno, no? Quindi noi al momento in che condizione siamo per quanto riguarda il monitoraggio dei progetti? Vorrei capire anche che sappiamo perfettamente che domani saremo sottoposti a votare delle variazioni di bilancio su parecchi di questi progetti che sono in elenco, e già sappiamo che il parere dei revisori è negativo.
Quindi vorrei capire magari se i revisori ci possono fare una disamina di quanto hanno inviato per chiarirci, perché ripeto, abbiamo avuto veramente pochissimo tempo per poter vedere i documenti e quindi capire anche domani, visto che comunque sia, non dimentichiamo che l'amministrazione non ha una maggioranza, quindi dovremmo anche capire queste le variazioni, chi dovrebbe votarle. Vorrei capire di conseguenza come siamo messi. Grazie Presidente. Grazie a lei collega Farrugia. Ci sono altri colleghi iscritti a parlare? In questo momento nessuno. Se nessuno altro si iscrive, io darei subito la parola ai revisori. Qua abbiamo un rappresentante del collegio. Buonasera a tutti. Proprio per rispondere alla prima domanda della collega Farrugia. Io per rispondere alla domanda, il collegio, mi scuso, giorno 7 sabato abbiamo pensato di fare a seguito dell'invito che abbiamo ricevuto per questo consiglio comunale, abbiamo pensato di fare una breve relazione sull'attività che ha fatto il collegio in merito al PNRR, quindi siamo ordinato un po' quella che era la nostra attività dell'anno 2023, facendo seguito naturalmente alle varie deliberazioni della Corte dei Conti, la 1 del 2023, la 50, la 49 sui vari controlli. Abbiamo quindi attivato nel 2023 un percorso di richieste di informazioni, chiarimenti, monitoraggio, a che punto erano i vari progetti. Diciamo, abbiamo attivato tutto quello che è un po' seguendo le linee guida della deliberazione della Corte dei Conti. Naturalmente gli adempimenti che il collegio doveva fare li ha fatti, perché l'adempimento più importante l'abbiamo fatto il 31 luglio, dove anche grazie agli inviti, al supporto degli uffici, la collaborazione degli uffici, nonostante diversi solleciti, dobbiamo dire, siamo riusciti a fare questo adempimento, dove abbiamo trasmesso una tabella in Excel dove abbiamo comunicato un po' tutto quello che era il monitoraggio e l'avanzamento dei vari progetti. Naturalmente abbiamo dato delle informazioni che la Corte dei Conti ci chiede e che non ha, perché mi faccio l'esempio pratico, cioè se i CUP ce li ha, però non ha naturalmente l'aspetto, la parte quella finanziaria, cioè quella legata agli vari accertamenti, se hanno fatto gli uffici, se l'ente ha fatto correttamente gli accertamenti, se l'ente ha attivato il fondo pluriennale in entrata, quindi se l'ente ha contabilizzato le varie anticipazioni, se l'ente ha utilizzato l'avanzo di amministrazione del PNRR e così via, considerando che il PNRR permette delle deroghe anche per gli enti in disavanzo di poterlo utilizzare, quindi alcune informazioni finanziarie non ha e che abbiamo fatto il 31 luglio. Naturalmente è un adempimento che noi ripeteremo semestralmente, anche l'altro adempimento sarà il 31 dicembre e così via. Quindi mi scuso, perché l'idea è di partecipare direttamente come collegio, però poi abbiamo pensato anche di fare un poco una... l'abbiamo trasmesso sabato, quindi sicuramente a voi consiglieri sarà arrivato lunedì oggi, questo un po' ci assumiamo un poco come una colpa. Invece per quanto riguarda altri... Gli uffici l'hanno mandato alle 2. Sì, e noi l'abbiamo fatto sabato pomeriggio, quindi i tempi non sono quelli. E quindi niente, siamo, devo dire, conferma un po' quello che abbiamo in queste attività che abbiamo fatto. Vabbè, se ci sono altre... Sul discorso delle variazioni, io ritengo che l'argomento forse sarà domani, dove saremo pure presenti. Possibilmente quindi tratteremo le variazioni di bilancio, ma quello è un altro aspetto, quindi lo faremo magari e parleremo domani. Consiglio ha detto domani. Bene. Grazie. Bene, grazie a lei. Altri interventi? Buonasera collega Pellegrino. Collega Singero, prego. Presidente, colleghi consiglieri, amministrazione e pubblico. Presidente, più che un intervento, io volevo chiedere ai revisori, io sono andato un po' in ritardo, quindi forse l'ho perso. Intanto, voi avete fatto una serie di domande sia al dirigente che al segretario che ricoprono tale ruolo, quindi vorrei capire se secondo quelle domande che voi avete posto le risposte le tende ad assicurarci, perché lei dice che di aver trasmesso alla Corte dei Conti nel 31 luglio ma non è stato allegato nulla, quindi quello che io voglio chiedere, e credo che il dibattito di questa serata deve più incentrarsi sul fatto di chiedere ai soggetti preposti di darci rassicurazioni oppure di farci un quadro chiaro della situazione e di capire se secondo lei, rispetto alle risposte che ha avuto e in virtù del documento che lei ha trasmesso nel 31 luglio, tende su questi progetti a rassicurare la città oppure naturalmente ad espletare eventuali sue perplessità che ci sono in corso. Quindi il mio intervento era più riferito a chiedere la gentilezza al revisore, al dottore, se riesce a darci questo chiarimento. Grazie. Grazie a lei collega Sigero.
Le ridò di nuovo la parola a lei. Consigliere Singero, io più che rassicurare, la rassicurazione forse sono altri organi deputati a poterle dare. Noi abbiamo, diciamo, adempiuto un obbligo e devo dire l'abbiamo fatto con questa attività di monitoraggio, che è il primo. Cioè, in questo momento noi abbiamo detto che sui vari progetti abbiamo lo stato di avanzamento, se sono in programmazione, in esecuzione o sono state fatte. Quindi questa è la prima attività che abbiamo fatto. Per quanto riguarda il resto, diciamo, non ho cosa aggiungere. Cioè, questo. Ok, grazie. Collega Grisanti, le la parola, prego. Sì, grazie Presidente. Io ho solo una domanda. Stavo visualizzando il report che ci è stato fornito all'inizio della seduta. Per quanto riguarda gli interventi Patto per il Sud su via Navarra, riqualificazione urbana via Navarra, non c'è l'indicazione che vedo in altri interventi, cioè a dire in attesa di variazione di bilancio. Ora non so se stiamo parlando dello stesso intervento che è oggetto di proposta di variazione di bilancio che il Consiglio Comunale tratterà domani, oppure c'è un errore. Questa è una domanda, giusto per capire compiutamente anche il report che ci è stato fornito. E poi un'altra domanda. Sempre interventi PNRR Pinqua, gela tra arte e cultura. Alla fine dello specchietto c'è una specificazione. Per gli interventi sono previste le seguenti scadenze. Determina a contrarre entro il 9 ottobre 2023. Ecco, la domanda era questa, non per altro. Mentre per quanto riguarda il precedente progetto. Ok, quindi questa scadenza è stata rispettata, mentre per quanto riguarda la via Navarra indicata qui stiamo parlando dello stesso intervento in attesa di variazione. Sì, l'osservazione, diciamo, è corretta. Via Navarra è un intervento completato, ma per una parte residuale pari a 14.000 euro circa richiede una variazione di bilancio per poterlo chiudere. Ok, quindi è la stessa stregua degli altri dove c'è la stessa specificazione, sì. In questo caso mancava, va bene, grazie. Questo sarà oggetto del Consiglio Comunale di domani. Altri interventi prima di passare all'amministrazione o ai gentili ospiti che ci hanno raggiunto, qualora volessero intervenire? Bene. Prego, collega Singero. Presidente, mi dispiace tornare. Cioè, mi piacerebbe che alle risposte fatte dal collega Faraci nell'introduzione del monotematico si cominciasse a dare un po' di risposte. Il dottore, come rappresentante del Collegio dei Revisori, in parte ha risposto alla domanda che volevo io. Lui mi dà semplicemente una risposta abbastanza schematica. Dice: noi abbiamo fatto questo, non è dato sapere a noi se il lavoro che gli è stato presentato lo soddisfa dal punto di vista fiscale. Ma mi piacerebbe capire, vista anche la gentile presenza del dottor Di Martino, capire lui come, per quanto riguarda questi progetti, la visione che ha sui dati che sono in suo possesso, perché a noi serve capire questo, Presidente, perché oggi personalmente, più che interrogare l'amministrazione, che di per sé è un aspetto quasi, perdonatemi l'espressione, ma quasi strano a questa congiuntura, noi interessa più l'aspetto tecnico, capire se chi deve controllare in questo caso, chi deve visionare, anche il dirigente, ci possono dare informazioni su questi dati. Poi sui dati naturalmente finanziari torneremo dopo, sul fatto che il PNRR anche a livello nazionale è stato revisionato con dettagli abbastanza importanti, questo poi lo vediamo dopo, però vorrei capire dai soggetti preposti, capire che informazioni hanno su questi progetti e sulla situazione di Gela, perché dei passi sono stati fatti e quindi bisogna un po' capire. Quindi personalmente chiedo e invito, qualora sia d'accordo, a girare la stessa domanda sia al dottor Di Martino che al dirigente Collura. Grazie. Ok, io faccio mio quando ha detto lei. Io approfitto della gentile presenza del dottor Di Martino, ricordo che è un consulente chiamato dall'amministrazione su una serie di progetti. Allora, se cortesemente gli è passato in gelato, io gli do subito la parola.
prima di partire c'è la panoramica, la faccio io. Altrimenti facciamo al contrario, facciamo fare prima una panoramica all'architetto Collura, visto che entrambi sono stati chiamati in causa, che è il dirigente in carica, e dopo magari successivamente il dottore Di Martino. Prego, architetto. Buonasera a tutti. Penso che diciamo, l'argomento di questa sera ci aiuta tutti assieme a capire la grande diciamo, fatica, la grande quantità di lavoro svolto in questi mesi. Molto probabilmente poco comunicato, ma vi assicuro diciamo, una grande mole di lavoro. Non sfugge, secondo me, al Consiglio le condizioni con cui gli uffici stanno lavorando in questi mesi. Abbiamo un organico sottodimensionato su tutti i settori tecnici, anche quelli specifici legati al piano nazionale. Giusto per darvi un dato, l'unità speciale a cui sono stato chiamato a dirigerla attualmente ha 2 persone in organico, 2 funzionari. L'unità di autorità urbana ha 2 persone e mezzo e i lavori pubblici hanno 2 funzionari caricati di altri procedimenti e non solo quelli del piano, che sono chiamati ad assolvere funzioni ordinarie e straordinarie. Ma questo ve lo dico, a questo abbiamo faticosamente agganciato risorse esterne finanziate dall'Agenzia per la Coesione, che ci hanno consentito di affiancare l'ufficio di specifiche professionalità che svolgono funzioni e ruoli specifici. Abbiamo selezionato 3 progettisti, una risorsa di affiancamento e il dottor Di Martino con un incarico professionale per assistere l'ente, il RUP e il REO a caricare sulla banca dati di Caronte e di Regis diciamo, gli avanzamenti procedurali, sia in termini di procedura che in termini di avanzamento. Rispetto diciamo, a questo quadro diciamo, di procedure legate comunque ad attività già appaltate che richiedono comunque come dire, un'attenzione sempre alta, perché i cantieri poi hanno tempi e modalità, problemi, interferenze, hanno un problema di rendiconto con la cittadinanza. In tutto questo, sostanzialmente, con queste poche risorse e con cortocircuiti non indifferenti, nel 2022 io per 6 mesi non sono stato dirigente ed è rimasto tutto in capo allo sviluppo economico, anche lì con pochissimi funzionari e pochissime risorse. Ma dico, malgrado questo, io questa sera al Consiglio rassegno una, come dire, una nota di leggero ottimismo, perché siamo riusciti su molte procedure che avevano scadenze rigidissime, siamo riusciti comunque a rispettarle. Le prime 2, l'asilo di Via Albinoni, parto col PNRR e poi vado all'agenda urbana. L'asilo di Via Albinoni era scadenza 30 di giugno, abbiamo noi appaltato i lavori e a breve firmeremo il contratto con l'impresa. Scadenza indicata, scadenza rispettata. Parco di Montelungo, la prima procedura di appalto integrato che il Comune, dopo anni, forse la prima in assoluto, abbiamo avviato questa procedura e poi ritirata per un motivo semplice. Ci siamo trovati nella baronda di un passaggio delicato di codice che faceva e fa permanere a noi la possibilità di utilizzare le vecchie regole del 50. Nello stesso tempo, soltanto a luglio, a metà luglio, il Ministero delle Infrastrutture ha, con una circolare aggiuntiva, un sistema derogatorio molto complesso, dal 50 al 76 al 77, cioè procedure tutte derogate, ma che imponevano dal mese di luglio la qualificazione delle stazioni appaltanti, qualificazione che non consentì più al Comune di Gela di procedere ad affidamenti se non limitatamente a procedure del piano nazionale e dei fondi nazionali.
Questo cosa significa? Che dobbiamo correre ai ripari urgentemente e velocemente a mettere su un'unità che si occupa di gare e a qualificarla. Transitoriamente, l'interpretazione che, diciamo, come dire, c'è stata un'interpretazione che si è spaccata in due. Una parte del, diciamo, del sapere tecnocratico consentiva ancora ai comuni non capoluogo a poter espletare gare di questo tipo, una parte continuava a dire sì, il sistema derogatorio fino al 31-12 consente di utilizzare il vecchio codice, ma non consente alla città capoluogo di poter indire gare se non con funzioni di centrali di committenza. Per cui ci siamo trovati su Montelungo a non capire bene, diciamo, rispetto, diciamo, alle interpretazioni. Noi avevamo scelto la strada di un'interpretazione che ci vedeva a noi come comune non capofila a indire la gara. Nello stesso tempo, e ancora qui questione non risolta, penso che i giornali ne hanno parlato in maniera molto diffusa, il progetto di Montelungo parte con un finanziamento di fondi relativi alla rigenerazione urbana, con fondi del Ministero dell'Interno, che successivamente vengono mutuati con copertura finanziaria sul piano sul programma nazionale. È notizia di luglio che tutti i finanziamenti, parliamo di 3 miliardi di opere pubbliche finanziate su questa missione, sono stati in qualche modo definanziati o congelati, perché ad oggi non abbiamo nessuna comunicazione ufficiale, perché queste risorse sono state ritenute non congruenti con le finalità del piano nazionale. Ma vi racconto cose che molto probabilmente, diciamo, di cui la politica ogni giorno si sta occupando. Malgrado, diciamo, l'incertezza, comunque abbiamo continuato a lavorare e abbiamo appaltato il 30 di settembre con procedura di appalto integrato il progetto definitivo della riqualificazione del parco di Montelungo, affidato ad un raggruppamento di San Cataldo, e quindi abbiamo rispettato i termini. Penso che queste prime due opere, in qualche modo, intanto per queste due prime opere, penso che i risultati sono due risultati tangibili. Abbiamo già l'impresa aggiudicataria, i professionisti che faranno la progettazione esecutiva, e penso che entro, diciamo, quest'anno, i primi del prossimo anno, materialmente il cantiere, se non ci sono stop di natura finanziaria che non dipendono più da noi ma dipenderanno da scelte che il Ministero dell'Economia deve fare su questa materia, i lavori appunto partiranno. Sul fronte di Pingua, il programma, sono due programmi molto molto complessi. Sono complessi perché mettono dentro un insieme di interventi complicati per la natura anche progettuale, e abbiamo faticato tantissimo rispetto, diciamo, alla documentazione di candidatura di questi interventi. Abbiamo faticato tantissimo a tradurre la candidatura in, diciamo, progetti da candidare in maniera compiuta al finanziamento. Ad oggi abbiamo, su tutti gli interventi, appaltato, o stiamo completando per alcuni, gli studi di fattibilità o i progetti esecutivi. In questo, diciamo, abbiamo, diciamo, ricorso o al mercato o abbiamo coinvolto i tecnici che abbiamo selezionato per le attività di progettazione. Sul primo Pingua la scadenza, diciamo, degli interventi più grossi oggi, abbiamo già pubblicato due minuti fa la prima determina a contrarre di appalto integrato dell'orto Pasqualello. Anche questo è un intervento, diceva bene poco fa il consigliere, che abbiamo ereditato tanti interventi del consigliere Faraci che nel tempo si sono ripetuti, ma penso questa volta con uno sforzo, diciamo, collettivo. Perché questi interventi, diciamo, quando io parlo di sforzo collettivo, parlo dello sforzo che da una parte le commissioni congiunte hanno profuso nella candidatura e nel seguire questi interventi. Li abbiamo rimessi in piedi, abbiamo faticosamente, diciamo, con, come dire, anche con criticità di bilancio non indifferenti,
perché poi questa materia va a, come dire, a impattare notevolmente sulla architettura finanziaria dell'ente, che oggi ha, diciamo, criticità non indifferenti, di bilanci non approvati, di rendiconti non approvati a posto, almeno l'ultimo, che in qualche modo non è una materia derogatoria, cioè la gestione finanziaria dei fondi del Piano Nazionale è una gestione molto rigida e noi siamo attualmente ancora alla prima, come dire, al primo step in cui abbiamo trasformato la candidatura che ha ottenuto il finanziamento, l'abbiamo trasformata in progetti di fattibilità tecnico-economici robusti, cioè robusti significa che una circolare apposita del Ministero delle Infrastrutture ha costruito un decalogo sui requisiti di questi interventi che ci consentono appunto di appaltarli sotto forma di progetto integrato. Quindi l'aggiudicatario, con la determina di questa sera, con piattaforma ASMEL, perché la piattaforma ASMEL, noi siamo soci, ASMEL è un centro di aggregazione, tra l'altro anche qualificato, ci consente di superare, diciamo, quell'elemento, diciamo, di dubbio sulla stazione appaltante che riguarda appunto i comuni non capoluogo e non qualificati. Tra un po' abbiamo le procedure in corso, sono collegato con tutti quelli che stanno lavorando all'altra parte, pubblicheremo altri due determini a contrarre, che è il sistema di mobilità e delle stazioni della mobilità e tutta la riqualificazione urbana del fronte a mare sotto il comune, per intenderci, e la via Dalmazia che collega i due grandi interventi, l'Orto Fondanello e l'Orto Pasqualello, con piste ciclabili, la riqualificazione delle discese a mare pedonali, i sistemi di illuminazione e di protezione per un valore di 3 milioni di euro circa. Per cui stasera stiamo pubblicando dei termini a contrarre, mi rendo conto che è l'ultimo giorno, ma le ristrettezze, diciamo, di bilancio anche nell'utilizzare l'avanzo vincolato accertato nel 2022 ci hanno imposto tutta una serie, diciamo, di, come dire, di salto ad ostacoli non indifferente. In questo personalmente ringrazio, insomma, lo sforzo che anche il collegio ha fatto di sabato e lo sforzo dell'assessore, del sindaco e dell'amministrazione, insomma, con cui in questo fine settimana siamo rimasti in contatto per risolvere, diciamo, problemi che potevano in qualche modo bloccare le procedure. L'altro pinqua che riguarda l'altro, diciamo, intervento sulla qualità dell'abitare, abbiamo già gli studi di fattibilità che riguardano la stazione ferroviaria, il recupero della via Pozzillo, il cavalcavia Sette Farine, la palestra e il mercato ortofrutticolo. Abbiamo già avanzamenti progettuali significativi. La scadenza è l'8 di dicembre, noi puntiamo per l'8 di dicembre di avere già, diciamo, le determine a contrarre e comunque abbiamo avuto rassicurazioni da parte dell'unità di missione che, diciamo, il termine, diciamo, su cui non bisogna assolutamente transigere è che tutte queste gare comunque devono essere esperite e aggiudicate entro il 31/12 del 2023. Capite bene che abbiamo davanti, insomma, due mesi, ma due mesi di impegno serrato e spero, diciamo, di non distrazioni, perché è una materia complessa, è una materia che riguarda procedure, diciamo, non ordinarie, regole derogate ma non ordinarie e che richiedono, diciamo, uno sforzo proprio di confronto intellettivo e di sapere, appunto, che ci sta, come dire, mettendo, diciamo, in difficoltà, però, ecco, i risultati di questa sera, diciamo, ci fanno ben sperare. Lungomare, il 26 abbiamo già la conferenza dei servizi col progetto esecutivo e la copertura finanziaria totale, sia a valere delle risorse del Ministero degli Interni, sia su un fondo regionale, ci ha consentito, ma voi conoscete già questo in quanto oggetto di variazione, abbiamo già accertato queste risorse, abbiamo già completato tramite il professionista esterno la procedura di
conclusione del progetto esecutivo comprensivo della demolizione appunto delle parti che occupano le aree demaniali e se il 26 chiudiamo l'approvazione con il parere diciamo del demanio che diciamo è significativo per le aree attualmente soggette a concessione che avrebbero come dire una risoluzione per pubblico interesse, mentre il Lido Eden e il Lido Conca d'Oro sono già nella disponibilità dell'amministrazione, le giostrine e una parte del parcheggio dell'Lido La Conchiglia verrebbero risolte in maniera anticipata le concessioni con scadenza 2023 per pubblica utilità. Questa è la terza conferenza dei servizi che facciamo con la sovrintendenza col demanio. Il demanio aveva posto diciamo queste condizioni che abbiamo superato, per cui penso che giorno 26 riusciamo a chiudere la conferenza dei servizi con i pareri e quindi avviare all'approvazione e alla determina a contrarre. Qui abbiamo un tempo ancora significativamente insomma dalla nostra parte, perché i 20 mesi scadono il prossimo anno entro cui dobbiamo aggiudicare i lavori. L'altro progetto collegato con questo finanziamento è l'ex dogana. Abbiamo già avviato le attività preliminari per la progettazione. Una criticità rilevante è la disponibilità dell'immobile che nell'atto della candidatura che il Comune diciamo ha inoltrato ha un accordo con la Capitaneria di Porto che chiede la restituzione diciamo di questo bene recuperato per l'80% circa dei locali, e questo ha un impatto significativo diciamo sulla fonte di finanziamento, perché non è che il Ministero ci finanzia un'opera per poi riconsegnarla alla Guardia Costiera per finalità diverse rispetto al finanziamento che abbiamo ottenuto. Io queste cose me le ritrovo, sto provando a col contributo di tutti, all'aiuto di tutti, a portarle avanti, ma voglio dire, i problemi che ci sono non sempre dipendono come dire dalla capacità del settore di poterli risolvere. E, i due progetti sul cluster diciamo degli impianti sportivi, abbiamo ricevuto una proposta, che sono due, uno di 1,5 milioni, 1 milione a capitale a finanziamento pubblico, 500.000 con contributi, o l'avevamo messo come cofinanziamento diciamo con mutuo. Le vicende di bilancio non ci consentono più di contrarre nessun mutuo. Si è posto il problema della copertura finanziaria aggiuntiva che diciamo con le risorse attuali non abbiamo. E abbiamo ricevuto una proposta di partenariato pubblico-privato da una società che attualmente diciamo, come dire, utilizza il campo, per una proposta di gestione e realizzazione degli interventi. Sono cose diciamo, molto normate ormai dal codice, ma su cui dobbiamo diciamo, come dire, decidere definitivamente se procedere all'istruttore, all'avvio della definitivo alla procedura e quindi ad un appalto diciamo che di partenariato pubblico-privato che verrebbe ad individuare un soggetto diciamo che ha formulato la proposta, l'approvazione, la messa in gara con altre proposte che si possono candidare e la definitiva scelta del contraente. E sul fronte del PNRR diciamo l'ultimo intervento è il recupero di un giardino dell'Acropoli. Questo è un intervento che segue l'ambiente. Devo acquisire informazioni per capire un po' diciamo a che punto siamo, eventualmente insomma me lo metto in carico nell'unità speciale e proviamo anche lì a dare diciamo seguito. Agenda urbana, la vicenda diciamo per quanto dolorosa rispetto diciamo al livello di performance che abbiamo avuto nei confronti del Dipartimento regionale, agenda urbana è dolorosa perché, ma non solo la nostra,
le agende urbane siciliane, le aree interne siciliane, quindi non stiamo parlando della nostra autorità urbana che mette assieme Vittoria e Gela, parliamo di un tema che ha messo in crisi l'intero sistema delle risorse territorializzate, perché nell'anno 2022 il caro prezzi, diciamo, ha totalmente, diciamo, fatto saltare il quadro delle procedure di avvio di gara. Noi abbiamo ricevuto per la stragrande maggioranza e in tempi record rispetto ad altre autorità urbane, abbiamo ricevuto tutti i decreti di finanziamento tra il 21 e il 22. I decreti di finanziamento che abbiamo ricevuti, alcuni erano per progetti esecutivi, altri erano per studi di fattibilità o per progetti definitivi. Quando siamo passati dal decreto che ci dava lo studio di fattibilità al progetto esecutivo e all'aggiornamento dei prezzi dallo studio di fattibilità all'esecutivo, i progetti sono, diciamo, balzati in avanti con un rincaro del 30-33%, diciamo. Ma questo sul fronte nazionale, e con una norma che ha reso, diciamo, obbligatorio, ha reso l'obbligatorietà dell'aggiornamento dei prezzi previa non autorizzazione all'indizione della gara, quindi non è che se io non aggiornavo potevo comunque fare la gara, e quindi l'allora direttore della programmazione ha riunito tutte le autorità urbane dicendo: guardate, noi non so, tra l'altro in un momento in cui c'è stato anche un passaggio elettorale, settembre 2022, non sappiamo se riusciamo a produrre ulteriori decreti, siamo impegnati a farlo ma non l'hanno fatto, in tempi brevi per finanziarvi. Quindi ci hanno chiesto l'aggiornamento dei prezzi, ci hanno obbligato all'aggiornamento dei prezzi e a trasmettere al Dipartimento regionale i progetti decretati, il delta che veniva ricavato dall'aggiornamento dei prezzi e l'ammontare complessivo che usciva fuori. La stragrande maggioranza dei progetti aveva un delta significativo di 300, dipende un po' dall'ammontare del progetto. Il Dipartimento non ha provveduto celermente a fare quei decreti di impinguamento. Figuratevi che noi alcuni progetti, tipo quello dell'illuminazione per 3 milioni di euro, non l'abbiamo messo in salvaguardia perché eravamo convinti comunque di fare la gara, e il Dipartimento invece dell'Energia ci fa una comunicazione mettendolo loro in salvaguardia, dicendo che era troppo rischioso rispetto, diciamo, a un anno di attività, diciamo, mantenere i tempi al 2023. A che punto siamo con questa materia? Ci sono state una serie di incontri regionali, audizioni in commissioni, nelle commissioni bilancio, con interessamenti da più parti. Le informazioni che io però ripeto sono informazioni che in qualche modo, qua c'è un problema anche di scelta politica del governo regionale, che ripeto non riguarda solo Gela, riguarda il tema delle risorse territorializzate 14-20, dove ci sono dentro 9 autorità urbane e ci sono almeno 6 aree interne che sono rimaste, diciamo, ferme sui finanziamenti. In questo le informazioni di questi giorni sono che nell'ultimo, diciamo, ridistribuzione del POC, delle risorse del POC nazionale, del nuovo Fondo di Sviluppo e Coesione 21-27, la Sicilia ha avuto una dotazione finanziaria di 6 miliardi, comunicata già all'autorità di gestione, e c'è in corso una ricognizione tra i vari dipartimenti regionali per rispondere a tutta una serie, diciamo, di attività di riprogrammazione delle risorse, tra cui le risorse territorializzate delle agende urbane che devono trovare copertura finanziaria o nell'FSC 21-27 o nel POC o in ultima analisi nella riprogrammazione del piano regionale del PIOFES del 21-27. Per cui qua la sollecitazione è una sollecitazione collettiva, perché riguarda scelte che la politica deve fare, la politica regionale. Noi dal punto di vista dei nostri adempimenti, cioè, abbiamo comunicato i progetti già riapprovati con l'incremento dei prezzi
al Dipartimento e speriamo insomma che in questi giorni, a seguito della ridotazione finanziaria che la Regione ha avuto su questi due strumenti complementari, si pervenga ad un risultato. E, altro tema è il completamento dei progetti finanziati appunto per il patto, all'interno del patto per il Sud. Qui diciamo in maniera dolorosa non siamo riusciti per tre interventi, diciamo, io spezzo una lancia solo a mio favore, io nel 2020 le attività legate alle gare del patto per il Sud erano pari a 2. Oggi abbiamo in 2 anni fatto almeno 12 gare. No, qualcosa voglio dire, c'è dico, uno sforzo collettivo di persone che a prescindere insomma dalla esiguità delle risorse, di incentivi che non vengono pagati, di una lamentela diffusa, come di comportamenti a volte che andrebbero ripresi da parte del RUP, perché poi vedete i dirigenti non sono tutto, i dirigenti poi hanno il RUP dei procedimenti che sono caricati di una quantità di livello ordinario a volte soffocante rispetto diciamo alle attività aggiunte, per cui queste gare le abbiamo appaltate, i lavori sono in corso, ce ne sono sfuggite soltanto 3 per ragioni, una per ragioni di bilancio, Officina della Gioventù, nel senso che lo stanziamento nell'anno corrente non era capiente, quindi non potevamo procedere all'impegno per non incorrere a errori su errori che abbiamo fatto nel tempo. Gli altri due interventi erano decretati nel 2017 e dovevamo appaltarli nel 2022 e avevano un incremento mediamente di 800.000 euro per ogni progetto. Abbiamo interloquito col Dipartimento delle Infrastrutture che non ci ha consentito assolutamente di rivedere i progetti per, come dire, modificarne senza alterarne un po' gli obiettivi, non ci hanno consentito appunto di ridurne le quantità e quindi poterle diciamo riapprovare ed appaltare. E, questo diciamo, poi ci sono temi più grandi, Sinapsi il beneficiario Unicore. Ma lì abbiamo un altro problema ancora di cui non si parla. Anche lì il problema vero di Sinapsi, che siamo, è tutto più o meno a posto, ma le risorse di Sinapsi sono sotto la tagliola della verifica della coerenza della spesa. Sono cose che vengono fatte a livello nazionale. Tutto il sistema, tutto diciamo, i finanziamenti degli ecosistemi della ricerca li hanno messi sul PNRR per poi accorgersi che non erano coerenti con la spesa. Quindi in questi giorni a quanto pare si sta risolvendo con un giudizio positivo, nel senso che stanno confermando che le risorse sono coerenti e quindi andrebbero a sbloccare diciamo, l'esecutività delle convenzioni con l'anticipo al beneficiario che è Unicore. La FUA anche qui siamo qualche volta dovremmo secondo me complimentarci rispetto al lavoro che facciamo sia il consiglio che la parte tecnica, siamo state una, non dico la sola, ma tra le poche vi posso assicurare, aggregazioni territoriali che entro il 30 giugno ha presentato la Costituzione, approvato la strategia, inviato i documenti. È notizia di questi giorni che hanno dovuto riaprire i termini in maniera derogatoria al 6 di ottobre per tutte quelle realtà che a quella data non sono riusciti a consegnare la formale Costituzione e nemmeno la trasmissione della strategia. Voglio dire, dico, ci sono cose su cui bisognerebbe in qualche modo a volte diciamo parlarne di più per renderci conto che a volte facciamo un lavoro che rispetta le scadenze e se non comunicato purtroppo diventano diciamo motivi di preoccupazione legittimi
e penso che la serata di questa sera, la seduta di questa sera ci mette nelle condizioni su alcune cose, voglio dire, di avere un cauto ottimismo, ma di non mollare la presa. E questo riguarda, riguarda tutti, riguarda noi, ma riguarda sicuramente, diciamo, un sistema di governo più allargato, perché gli interlocutori di questi interventi sono interlocutori a volte istituzionali molto diversi e molto variegati, e quindi, diciamo, l'aiuto strategico, diciamo, nei ruoli e nelle diverse, diciamo, nelle diverse competenze aiuta sicuramente a superare i problemi e le criticità che si presentano. Il Dipartimento ha già avviato una fase di valutazione della dell'avvenuta costituzione corretta dell'autorità urbana, e hanno già completato, diciamo, questa fase, e di una valutazione non qualitativa ma diciamo di correttezza formale nella compilazione della strategia, che ci verranno comunicate nelle prossime settimane. Superata questa, diciamo, questa fase, diciamo, di ammissibilità e di riconoscimento dell'autorità urbana in qualità di unione dei comuni e di corretta, diciamo, impostazione della strategia, l'unione dei comuni passerà, diciamo, una fase meramente, diciamo, esecutiva nell'elaborazione, diciamo, di più che elaborazione, nella individuazione degli interventi agganciati alla strategia e alle misure di finanziamento che stanno all'interno, appunto, del programma operativo regionale. Per cui anche qui mi sentirei dire, insomma, siamo sul pezzo, siamo arrivati in maniera quasi, diciamo, da merito questa volta nel rispetto, diciamo, di quelle scadenze, ma questo non basta perché, diciamo, la partita non è chiusa, abbiamo davanti ancora tutto il percorso di costruzione dei contenuti degli interventi e dell'organizzazione dell'Unione dei Comuni, anche questo tema non indifferente. E altro elemento che do al Consiglio, giusto per, diciamo, concludere questa mia rassegna, è Gela, assieme ad altre 6 città siciliane, è stata individuata dall'Agenzia per la Coesione tra le città beneficiarie di una misura di finanziamento sulla innovazione sociale a valere sul PN Metro. Il Programma Nazionale Metro ha aggiunto in questa nuova edizione una sigla in più, sono Città Metro e Città Medie. Il Ministero, tramite l'Agenzia per la Coesione, ha individuato 38 città a livello nazionale. Di queste 38, 6 siciliane. Su queste 6 siciliane, per fortuna o per disgrazia, poi diremo pure la disgrazia, 3 nella provincia di Caltanissetta, Gela e Niscemi, su cui sperimentare a politiche, appunto, di innovazione sociale, sia in termini di infrastrutture legate, appunto, all'innovazione sociale, sia in termini di interventi, diciamo, legati alla riduzione e al contrasto della povertà sociale, educativa, inclusiva, nelle politiche del lavoro, della cultura e dello sviluppo locale. Abbiamo firmato il protocollo d'intesa, stiamo seguendo il processo di accompagnamento con l'Agenzia per la Coesione. Domani fino a venerdì sono ospite personalmente alla città di Venezia per chiudere le attività di coprogettazione che riguardano, appunto, la nostra candidatura, che quota circa 10 milioni di euro fino al 2029. Percorso faticoso, nuovo, come dire, complesso, perché l'innovazione sociale, perché veniamo scelti? Perché gli indici statistici che riguardano la città di Gela, di Niscemi, di Caltanissetta, dal punto di vista del disagio sociale, sono allarmanti, sia in termini di disagio sociale, di povertà economica, di dispersione scolastica,
sia in termini di dispersione di un numero elevato di NET, cioè soggetti che rimangono dopo il diploma o prima del diploma totalmente privi di occupazione e di inserimento sociale. Quindi anche qui una sfida che la comunità, che la politica ha, è quella di far tesoro di questo strumento per provare a incidere su temi così importanti. Sono qua a vostra disposizione per ulteriori chiarimenti e attività che possano in qualche modo mettere nelle condizioni il Consiglio di avere piena padronanza del lavoro svolto e della difficoltà con cui stiamo continuando a lavorare. Penso che sia, diciamo, l'obiettivo questo di tutti, portarci a casa, diciamo, risultati così importanti. Grazie. Bene, grazie a lei, dottore architetto Collura. C'era il collega Pellegrino che aveva una domanda da porre prima di passare la parola al dottore Di Martino. Prego, collega Pellegrino. Grazie Presidente. Siccome la domanda era per l'architetto Di Martino, ecco perché l'ho fatto anticipare. Grazie Presidente, un saluto a tutta l'amministrazione, al pubblico presente, ai deputati, a tutti insomma. Intanto ringrazio i colleghi che hanno firmatari di questo Consiglio Comunale monotematico, perché il tema che stiamo affrontando stasera è di fondamentale importanza per il futuro di questa città, indipendentemente dai colori politici e degli schieramenti che ognuno di noi ha. Io avevo un paio di quesiti, perché mi salta all'occhio un paio di cose un po' strane. Il CCR, il Centro Comunale di Raccolta, credo che sia una cosa fondamentale per raggiungere un domani delle percentuali di differenziata importanti. Io leggo progetto di competenza del settore ambiente. Mi fa piacere sapere che è di competenza del settore ambiente, non ci voleva molto per arrivarci, ma a battuta a parte vorrei capire a che punto è il progetto e qual è la scadenza. La stessa cosa, riqualificazione del giardino dell'Acropoli, progetto di competenza del settore ambiente, a che punto è e qual è la data di scadenza? Altri due quesiti, Gela, Officina della Gioventù, anche lì sappiamo benissimo l'importanza di quest'opera che vale 2 milioni e 200 mila euro. Definanziato, perché definanziato? Perché ci sono stati dei tagli da parte del governo regionale prima della scadenza o perché non sono state rispettate le scadenze? Gela, Piazza Eleusi, definanziato. Perché definanziato? Anche qui lo stesso identico quesito. Perché non si sono rispettati i tempi o perché il governo regionale li ha definanziati prima? E poi una cosa che non leggo è il finanziamento PNRR sul progetto dello stadio, insomma sul rifacimento della tettoia dello stadio Vincenzo Presti, a che punto è? Perché qui non è menzionato. Erano questi i quesiti a cui desidero avere delle risposte. Grazie Presidente. Bene, grazie a lei collega Pellegrino. Come da scaletta, gentilmente, se può darci il suo contributo, visto che lo hanno chiamato in carico, gentilmente... Signor Pollara, se gli porto un gelato al dottore Di Martino, grazie. Prova. Sente? Buonasera a tutti, c'è bisogno che mi alzo, va bene così? Allora, mi rivolgo al consigliere, che non mi ricordo il suo cognome, mi dispiace deludere lei e altri consiglieri firmatari, però vi posso aiutare ben poco, purtroppo, anche perché sarebbe stato, diciamo, una risposta del lavoro fatto, fatturato,
quindi con degli introiti. Purtroppo, le dico a parte la battuta, l'incarico che partiva il 31 marzo ha una durata triennale e prevede una durata di 100 giorni. Considerato chiaramente la mole di lavoro che ricade maggiormente nella parte finale di rendicontazione, di controllo della rendicontazione, capisce bene che queste 100 giornate, a meno di un'ulteriore proroga, sono limitate. Per cui, rispetto all'ordine del giorno che prevede sia lo stato dell'arte sul PNRR sia sulla parte POR, PESR, io mi posso limitare a rispondere in questo momento su quello che è il PNRR, che, come avete sentito, è ancora in una fase primordiale. Ora, l'architetto che io stimo, magari dico sarebbe il caso di vederci spesso e lavorare continuamente sui progetti. Ripeto, considerato le 100 giornate, in questo momento la parte POFESR è accantonata, sebbene abbia dato una mano, un contributo in maniera sporadica. Sono state poche giornate sostanzialmente in cui ho dato supporto agli uffici. Questo è quello che, come avete sentito, sul PNRR siamo ancora in una fase primordiale, quindi ci sarà tutta la parte di definizione degli atti, determina a contrarre e così via, e su quelli poi io inizierei il controllo e la parte di consulenza. Tutto qua. Io volevo, mi consentite, allora abbiamo le attività di caricamento su Caronte, sono di precisa responsabilità dei singoli RUP che svolgono la funzione anche di reo. Non è la prima volta che questo è successo, però ho riconvocato tutti, è un aggiornamento, ogni bimestre va aggiornato, anche un avanzamento non significativo va comunque censito. E ho richiamato tutti i RUP a provvedere urgentemente, anche con il supporto di Di Martino, abbiamo aggiornato la stragrande maggioranza degli interventi. E qualche intervento rimane adesso fermo, perché mentre c'è una fase in cui gli avanzamenti, se non ci sono avanzamenti diventa tutto semplice, nel momento in cui invece abbiamo le gare espletate, i primi SAL, c'è tutto un problema di caricamento alla parte documentale. Però stiamo recuperando anche qui terreno in questo. Sul fronte invece di Regis siamo perfettamente allineati, tranne per due procedure che sono partite con il Ministero degli Interni e poi transitate nel PNRR, seguite dallo sviluppo economico nel 2020 e 2021, che sono, per intenderci, lo sharing alla stazione delle ciclovie nei due parcheggi. Abbiamo già un appuntamento con un'assistenza tecnica specializzata, il RUP, lunedì della prossima settimana, per chiudere anche qui il caricamento documentale. Mentre sul resto, Albinoni, c'è le gare già appaltate, compreso le determine a contare di questa sera, man mano li stiamo già state le stesse, man mano che pubblichiamo le determine, stiamo già alimentando Regis con le determine a contrarre e il nuovo cronoprogramma dei lavori. Anche qui questa disfunzione è legata al fatto che i RUP che prima erano lavori pubblici attualmente sono in altri settori, si occupano di tante altre cose e hanno, non è un problema di, perseguirli solo con provvedimenti disciplinari, perché da loro parte hanno un aggravio di responsabilità nei settori in cui sono
e devono dare conto a un settore diverso rispetto a dove lavorano. Torniamo quindi al tema della, come dire, dell'esiguità delle risorse. Speriamo, diciamo, che in questo recuperiamo un po' di terreno. Ne abbiamo parlato anche col segretario, insomma, vediamo, diciamo, con quali soluzioni, diciamo, riusciamo a trovare, diciamo, risorse aggiuntive che non sono, diciamo, non è solo il ruolo dei progettisti, c'è un problema di risorse aggiuntive che devono saper lavorare dentro la pubblica amministrazione, e non è una cosa facile, perché dopo un rodaggio di 6-7 mesi qualcuno che arriva incomincia a capire, diciamo, come gira la macchina, per cui a volte le risorse che arrivano sono purtroppo, diciamo, non sempre prontamente, diciamo, utilizzabili, ma vanno affiancate, formate. Però anche in questo, diciamo, mi sento di rassicurare il Consiglio stasera, insomma, che al prossimo monitoraggio recupereremo, diciamo, anche sanzionando quel reo che hanno la responsabilità di farlo e che non rispettano le scadenze. Bene, grazie architetto Collura, grazie Cosa. Ci sono due domande poste dal collega Pellegrino su alcuni punti. Se il dottore Collura, io è già intervenuto a mio parere, però se vuole per completezza, se mi dice che il collega è arrivato in ritardo. Il consigliere Pellegrino ha posto, diciamo, l'attenzione intanto agli interventi che riguardano lo Stato, cioè i cluster, diciamo, sugli impianti sportivi. Sono due. Posso? Sì, sì, prego. Il CCR, il Centro Comunale di Raccolta. Allora, il CCR, che... diciamo, provo a rispondere io, però, diciamo, vi dico quello che è successo per le informazioni che ho. Il CCR è un intervento finanziato dal programma operativo regionale e il Dipartimento regionale, sbagliando questa volta, ha notificato il decreto di finanziamento ad aprile di quest'anno. Motivazione: si sono dimenticati a notificare il decreto a dicembre del 2022 e lo hanno notificato ad aprile. I tempi di gara e di realizzazione del CCR sono un po' più lunghi rispetto alla conclusione dei lavori che è fissata al 2023, diciamo, da programma regionale, per cui c'è un'interlocuzione in corso tra il Comune e il Dipartimento regionale per capire se questo tipo di intervento può stare a cavallo tra, diciamo, questa programmazione e la prossima. Cerco di essere in questo un po' più chiaro, consigliere, no, mi permetta soltanto, diciamo, no, un'ultima. Quello che sta succedendo in tantissimi comuni è quello, diciamo, che su molti interventi con una scadenza di rendicontazione al 31/12/2023 molti hanno già dichiarato che non riescono a rendicontare. Quindi la Regione sta allocando un fondo all'interno del POC per garantire a quei comuni che rimangono in bilico, a garantire quelle risorse che altrimenti rimarrebbero a capo del comune beneficiario. Per cui l'interlocuzione di questi mesi, insomma, però se ci sono delle cose aggiuntive, sono state interlocuzioni tese a verificare la possibilità, diciamo, di far partire la gara e di avere certezza, diciamo, sulle risorse aggiuntive nella misura in cui i lavori non si potranno completare al 31/12/2023. Officina della gioventù, quello che è successo, diciamo, è questo. Anche qui un decreto del 2017-2018, cioè un decreto delle infrastrutture, e per anni il progetto è stato fermo, ha cambiato un paio di RUP, e abbiamo chiesto al Dipartimento, nel 2022 abbiamo aggiornato i prezzi, abbiamo dialogato col Dipartimento trovando le soluzioni, ma in bilancio, l'appostamento in bilancio al 2022 era un appostamento per prendere l'impegno inferiore rispetto all'ammontare delle risorse.
per cui non siamo riusciti, diciamo, ad aspettare la gara, che vedeva i progetti dell'FSC 14-20 con scadenza purtroppo non prorogata al 31-12-2022 come obbligazione giuridicamente vincolante, ed è successo anche per l'area del Piazza Leusi e per l'area sotto il museo, progetti che stiamo, diciamo, riadeguando dal punto di vista dei prezzi, e penso che metteremo dentro gli interventi della FUA. Ok, grazie architetto Collura. Per concludere, il collega Morse, collega Pellegrino, prego. Grazie. Grazie all'architetto per aver delucidato lo stato, insomma, dei progetti. Chiaramente, per quanto riguarda le prime risposte sul fatto che il progetto di competenza del settore ambiente, veniamo adesso, da come dice il dirigente, è totalmente diverso rispetto a quello che è scritto qui, perché qui c'era scritto semplicemente che è di competenza del settore ambiente, invece adesso ha fatto fatto io questo elenco, non avevo informazioni. Sì, diciamo... esatto, ha fatto però la cronostoria sapendo quella che è la situazione, non sto dicendo che è sbagliato. Divento, ahimè, un po' critico su quello, sui progetti definanziati, perché se lei dice, e non ho motivo di non crederla, che è un progetto che arriva dal 2018 e siamo al 2023 e mi dice che ancora ad oggi avete fatto, state aggiornando i prezzi, il problema non è oggi, il problema arriva dal 2018, cioè prima ancora che si insediasse questa amministrazione, al 2023, se so fare i conti, sono 5 anni. Se in 5 anni non riusciamo a fare i progetti, sono seriamente preoccupato, perché lei da una parte ci dà buone speranze, ma se il modus operandi è questo anche per gli altri progetti, ahimè, la vedo dura. Ora, battuta a parte, ma se per 5 anni non siamo riusciti a mettere in piedi un progetto così importante, cioè l'Officina della Gioventù, e dopo 5 anni io mi sento dire che stiamo rimodulando i prezzi, perché il problema della rimodulazione dei prezzi viene da dopo il famoso bonus 110 che ha scaturito quello che ha scaturito, ma il 2018, il 2019, il 2020, il 2021 e il 2022 cosa si è fatto? O meglio, come mai non si è fatto nulla? Grazie. Grazie a lei, collega Pellegrino. Per fortuna, come ha detto a conclusione del suo discorso l'architetto Collura, adesso abbiamo il FUA, abbiamo dei validi rappresentanti come consigliere comunale, quindi daremo a loro mandato come consiglio comunale di iniziare con questi lavori definanziati. Questo è un auspicio per tutti noi. Attenzione, anch'io auspico. Oddio, no, non era il risposta a lei, non auspico, auspico anch'io, ripeto, il consiglio comunale di stasera è propedeutico a tracciare una linea e capire quella che è la situazione. Perfetto. Poi, come in tutte le buone famiglie, in questo caso come in tutti i consigli comunali, tutte le amministrazioni, chiunque, soltanto chi non lavora non sbaglia, dovremmo far tesoro. Semmai ci fossero stati degli errori legati a sicuramente una pianta organica che è quella che è, sappiamo benissimo tutte le criticità che ci sono, non stiamo puntando il dito, non voglio fare campagna elettorale come spesso siamo accusati nell'ultimo periodo. Cioè, la mia è chiaramente una domanda, è più che una domanda, una considerazione per il futuro. Se si è fatto qualche errore, prendiamo spunto dagli errori fatti per far sì che non vengano commessi in futuro, perché un'occasione storica come quella del PNRR non penso che arriverà un'altra volta. Grazie. Grazie a lei. Altri interventi da parte dei colleghi, se no poi do la parola all'amministrazione e infine ai proponenti per l'atto di indirizzo, qualora ci fosse. Allora, prima il collega Farace e dopo l'amministrazione, se nel frattempo non si prenota nessuno. Grazie Presidente. Io inizio dal dottore Di Martino. Dottore, la sua dichiarazione mi preoccupa, e non poco, e le dico perché. Il monitoraggio e l'aggiornamento della piattaforma sono condicio sine qua non, mettiamo a rischio il finanziamento. Se lei ci dice che le 100 giornate sono poche e se le conserva per rendicontare, sono due le cose.
o qualcuno ha sbagliato la misura delle 100 giornate, o lei ha sbagliato ad accettare l'incarico per i suoi tempi di lavoro. Ma è una risposta che mi duole dover dire, non solo non mi aspettavo, mi preoccupa e su cui vigileremo. Veda, la necessità di questo monotematico, questo non è un processo, non è una campagna elettorale. Noi ci rendiamo perfettamente conto, anche perché, ripeto, con la Commissione, le commissioni hanno lavorato, e capiamo quali sono le difficoltà, però capiamo pure che ci sono delle opportunità che questa città non può perdere. Ora, il sacrificio che è stato fatto, io capisco il messaggio che l'architetto Collura ha veicolato, no? Dice, non guardiamo solo alle cose cattive. Certo, architetto, non guardiamo solo alle cose cattive, e lei sa che le ho dato atto della sua capacità di lavoro. Però se questa è insufficiente, se il carico di lavoro a cui lei è sottoposto è eccessivo, se gli incarichi che man mano gli vengono attribuiti, non ultimo il FUA, eccetera, continuano a caricarla, lei probabilmente rischia di non stringere tutto ciò che abbraccia. E se non lo stringe lei, non lo stringe la città. Per cui questo consiglio stasera serve anche a capire se gli strumenti che le sono stati dati sono sufficienti, perché io ricordo che lei ha la capacità di autodeterminarsi, lo ha già fatto quando l'amministrazione le diede l'incarico all'ambiente, lei diede 5 giorni di ultimatum al sindaco perché o lo mallevava da quell'incarico o lei non poteva andare avanti. Quindi questa è una capacità che io le riconosco e spero che lei eserciti e continui ad esercitare con la stessa veemenza e con la stessa forza con cui l'ha esercitata in quell'occasione. Prendo ad esempio ciò che ha detto sull'Officina della Gioventù. Veda, quel finanziamento nasce nel 2017, non è un processo all'architetto Collura, è un'analisi delle modalità di lavoro, dei processi che questo ente mette in piedi, e lo fa sempre allo stesso modo, e scusatemi se lo dico, sempre effettuando gli stessi sbagli. 2017, siccome abbiamo il tempo, siamo fermi. Siccome il RUP gli cambiano il reparto di appartenenza, siccome si arrabbia, anche se la legge non lo consente, e non è il problema, architetto, io la capisco, perché gestire uomini è un mestiere che purtroppo alcuni di noi hanno fatto e sanno cosa vuol dire, altri non l'hanno mai fatto. Io la capisco. Però veda, il problema non è il provvedimento disciplinare. Forse il problema è più motivazionale, forse il problema è più di coinvolgimento, forse il problema è più di far sentire quest'ente non un mero stipendificio, perché il RUP ha anche la percentuale sull'importo dei lavori, quindi è ulteriormente, come dire, incentivato a portare avanti il lavoro. Però qui cosa si consente al RUP? Sistematicamente è diventato sistematico, e questa è la mia paura, non è il fatto sporadico. Si consente che si cambiano 2-3 RUP, quindi uno comincia, l'altro si arrabbia, uno fa mezzo lavoro, l'altro lo deve correggere. Quindi immaginate che già procedimenti farraginosi, come giustamente diceva l'architetto Collura, nella pubblica amministrazione ci vogliono 6, 8, 10 mesi a uno esterno per capire come gira. Noi ci permettiamo il lusso di dire non mi piace, il RUP si permette il lusso di dire non mi piace, lo lascio, e noi non siamo in condizione di motivarlo, nemmeno economicamente, cioè l'1% non gli basta. Perché diventa un modus operandi? Perché l'altro a cui viene dato, una volta che l'ha fatto il primo, anche lui è nelle stesse condizioni di poter rinunciare. Quando, se non vado errato, per legge dovrebbe essere documentato per motivi
gravi e gravissimi. Quindi non è che io da RUP mi piglio l'incarico e quando, come dire, mi stufo lo posso lasciare. Allora il tempo in quest'ente e in questi 5 anni che siamo qua è, come dire, argomento ricorrente, il tempo ci frega. Quindi dal 2017 il RUP si passa nel lavoro, perdiamo tempo, arriviamo al 2020-21. Quel progetto che abbiamo pagato al professionista incaricato perde la sua validità, non è più attuale, perde la sua validità economica, e allora dobbiamo incaricare di nuovo un altro che deve aggiornare i prezzi, e giochiamo a caricare i dirigenti di fare le determine per incaricare i progettisti che prendono il loro lauto compenso, ma poi alla fine non produce lavoro, produce un'ulteriore determina per un ulteriore aggiornamento, passa il tempo e poi ci troviamo davanti al muro: definanziamento oppure tutela. Tutela, ripeto, sapete cosa vuol dire? Vuol dire perdere le opportunità di fare altre cose. Cioè noi ci portiamo dietro da 10 anni gli stessi progetti che abbiamo aggiornato n volte, l'architetto Collura mi correggerà se dico fesserie, n volte significa 2, 3, 4, 5 eccetera, abbiamo dato gli incarichi, abbiamo rifatto i prezzi, abbiamo riportato gli stessi progetti nella prima linea finanziamento, nella seconda, e adesso ce li porteremo pure nell'unione dei comuni. È demotivante, architetto. Io al suo posto, per il lavoro che fa lei, io l'ammiro perché lei ancora ha la voglia di lavorare, perché sarei demotivato al suo posto. A portarmi dietro sempre gli stessi progetti per 15 anni mi butterei dalla finestra. Perché la stessa cosa che abbiamo progettato 15 anni fa non ha nemmeno valore andarla a fare oggi con quei parametri di progettazione di 15 anni fa. Bene, gli uomini di cui ci dotiamo, gli incarichi esterni eccetera, 10 mesi per addestrarli, alcune volte le giornate di lavoro sono poche, sostanzialmente sperperiamo esperienza, sperperiamo know-how, cioè noi formiamo persone che perderemo domani mattina. Quale sarebbe l'ideale? L'ideale è assumere, formare degli uomini che io mi tengo. E non è, badate, non è un'attività di insourcing, è semplicemente ciò che dovrebbe fare un'azienda che si dota di personale valido. Questa cosa non siamo riusciti a farla. Perché? Perché la variabile tempo in quest'ente non è percepita. Passano 28 mesi per fare un bando e poi ci ritroviamo senza capacità assunzionale, senza la possibilità di fare le assunzioni, senza il bilancio. E quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un esercizio di 28 mesi per fare un bando che poi alla fine non abbiamo finalizzato. Quindi vedete, le dinamiche sono sempre uguali. Cioè, è sconvolgente quando le dinamiche si ripetono e credo che si ripetono ormai da 20 anni a questa parte, però non riusciamo a correggere il tiro. Orto Pasqualello, io ero bambino quando si parlava del progetto dell'Orto Pasqualello, mi sembra come il ponte di Messina, e l'abbiamo rifatto, e una volta è diventata una scatola di cemento armato del parcheggio, poi non è piaciuto, un'altra volta c'era l'idea di fare il tunnel passante nord-sud, che è la cosa più esperta del mondo, mi perdoni il dialetto, però di nuovo siamo ritornati all'Orto Pasqualello, l'abbiamo perso, adesso lo ritroviamo in qualità dell'abitare, in parte, perché ahimè non è tutto sovvenzionato. Una via tre piazze. Io andavo al liceo quando si parlava di una via tre piazze. Badate, io ho 51 anni, quindi al liceo ci andavo un po' di tempo fa. Ebbene, una via tre piazze ancora, non l'abbiamo finita. E l'abbiamo rimessa nei progetti e ce l'hanno ridefinanziata e quant'altro. Non voglio tediare nessuno. Però vedo, architetto, io nel leggere quanti progetti sono definanziati e quali sono quelli messi in tutela, mi viene da piangere, perché sono sempre gli stessi, sono sempre gli stessi, perché poi giustamente
ci si dà delle priorità. Cos'è più importante? Ovviamente cambiando i tempi sono le cose più importanti, quindi questi vengono messi sempre dietro e di nuovo ce li riportiamo. Cioè non solo non abbiamo la capacità di portare a compimento i progetti, ma non abbiamo anche la capacità di fare nuovi progetti. Bene, i RUP fanno quello che vogliono e non riusciamo a fare. Gli strumenti di cui si è dotato, i professionisti, eccetera, li formiamo. Sono buoni, sono cattivi, non lo so, me lo dirà lei, perché se non sono buoni devono ridarci soldi, perché sennò abbiamo sperperato denaro pubblico. Se sono buoni, non appena finiscono di essere buoni, li perdiamo perché si conclude l'incarico. Collega, dovrebbe avviarsi alle conclusioni. Sì, sì, stavo proprio avviandomi alle conclusioni. Io stasera spero che il dirigente veda questo monotematico come un'opportunità per apprezzare non solo il suo lavoro e quello fatto dalla squadra, ma per dirci se gli strumenti di cui si è dotato, gli strumenti che la stessa amministrazione gli dà, sono sufficienti, se sono validi per andare avanti. Perché veda, Presidente, noi non ci possiamo permettere di perdere nulla, però non possiamo nemmeno continuare a portarci dietro gli stessi progetti nei programmi di finanziamento futuro, perché non siamo più credibili. La gente ci ride in faccia quando gli diciamo che abbiamo preso i finanziamenti, perché tanto sa che un cantiere, forse su 10-20 finanziamenti che prendiamo, forse vedrà un cantiere. Quindi io credo e spero che questo monotematico sia l'occasione per darsi un metodo di controllo sulle procedure, per darci la possibilità, tutti, amministrazione, parte tecnica, consiglio comunale, di vigilare sulle procedure e sui tempi, in modo da stringere finalmente quelle poche cose che ci possono essere utili. Grazie. Si è iscritta a parlare la collega Farrugia. 10 minuti, collega, le ricordo. Sì, grazie Presidente. Questa sera veramente voleva essere un'opportunità questo consiglio monotematico. Io come gruppo più volte mi sono occupata di finanziamenti presentando mozioni, interrogazioni, cercando con la commissione di cui faccio parte, la commissione dello sviluppo economico, di seguire i progetti, perché riteniamo che sia un treno che passa oggi e non credo che passerà più in futuro. Come dice bene il collega che mi ha preceduto, in questo enorme elenco ci sono dei progetti che noi sentiamo nominare da anni, veramente, da 2 mandati, perché sono qua da 2 mandati, quindi sicuramente da 2 mandati. Prima erano col patto per il sud, poi la regione ce l'ha definanziati, non si capisce bene la motivazione, adesso rispuntano col PNRR e dico non capisco bene le motivazioni perché ho seguito i primi definanziamenti. C'era all'epoca il commissario Arena e abbiamo proprio rilevato che sono stati definanziati progetti completi, per giunta alcuni di questi con la parcella al tecnico già pagata. Quindi questo per dire che oggi diciamo che la politica che governa la regione ha la scusa che i comuni, non il comune di Gela ma i comuni, non hanno organico per portare avanti i progetti, ma è chiaro che la regione e gli enti e i dipartimenti avrebbero dovuto dare una mano ai comuni privi di organico per evitare proprio di perdere i finanziamenti. E invece vediamo che la regione continua imperterrita con un governo in continuità col precedente a definanziare i progetti per Gela. Questa è un'opportunità che Gela non può perdere. Io ho detto l'ultima volta che abbiamo fatto, non mi ricordo, l'ultima interrogazione, presentai un'altra interrogazione in merito, che Gela può veramente cambiare il vestito con questi finanziamenti. Io ricordo che per i 30 milioni di euro del Pingua c'è stato un lavoro da parte e del governo
e dei rappresentanti al governo, e mi riferisco al senatore Lorefice, e a tecnici che si sono messi a disposizione senza veramente pretendere nulla, è una parte di consiglieri comunali, noi primi come sviluppo economico. E siamo arrivati a un obiettivo veramente importantissimo per Gela, per la riqualificazione urbana del territorio. Però mi chiedo una cosa, questo è l'elenco che giustamente ci è stato dato dall'amministrazione che riguardano i progetti di Gela e di cui il comune è competente. Ma dove sono finiti i progetti del Patto per il Sud di cui l'ente attuatore è la Regione? A che punto sono i progetti strutturali del territorio, i progetti sulle dighe? A che punto sono quei progetti? Io oggi onestamente mi aspettavo la presenza di tutti i rappresentanti del territorio, rappresentanti che sono al governo della regione, non certo all'opposizione. E invece evidentemente, nonostante oggi sia lunedì, avevano altri impegni. Eppure hanno esultato quando hanno raggiunto l'obiettivo del consigliere Romano, che è divenuto da poco presidente del consiglio del FUA. Eppure io non ho visto alcun impegno stasera, alcun tipo di contributo. Eppure, voglio dire, a breve quest'organo dovrà mettersi veramente in mano un tema molto importante sui finanziamenti. Oggi, come al solito, ce la cantiamo e ce la suoniamo noi, la parte politica veramente che avrebbe potuto, o forse dovuto, dare delle risposte assente. E ripeto, vero è, noi abbiamo diverse carenze, sicuramente non c'è il monitoraggio, fa un po' acqua rispetto all'iter che avevamo visto doveva innescarsi col PNRR. Sicuramente i RUP che vengono, non è una cosa che potrebbe minimamente accadere, però accade. Però io vorrei conoscere anche l'iter, a che punto siamo con i progetti per il Patto per il Sud legati alla Regione. E vorrei capire se questi progetti, sicuramente fermi da anni, rischiano di andare perduti. Perché io vorrei anche ricordare che quando 8 anni fa, o forse ormai 10 anni fa, abbiamo iniziato con il progetto di dragaggio del porto, doveva essere una cosa velocissima. Ricordo deputati in campagna elettorale che hanno promesso di bussare a tutti i campanelli dei dirigenti alla regione affinché il porto si facesse nell'arco di 2 anni con i finanziamenti della comunità gelese. In quel caso, attenzione, in quel caso parliamo di finanziamenti della comunità gelese. Eppure evidentemente i campanelli in quel momento non funzionavano, perché i deputati continuano a essere lì. Il governo regionale è stato premiato, perché in continuità è ancora lì, gli assessori sono sempre gli stessi, cambiano magari la loro delega, ma sono sempre là. Quindi, dico, io sono molto amareggiata stasera, perché quella che poteva essere un'opportunità è diventata ovviamente l'ennesimo silenzio. C'è un'indifferenza che fa paura. Quindi io spero veramente che i rappresentanti di questo territorio decidano, piuttosto che continuare a voler male a questa città, a credere che qualcosa possa cambiare e migliorare. D'altro canto ci sono diversi consiglieri in questo consiglio comunale, che oggi assenti naturalmente, ma che fanno parte di quella parte politica, che dovrebbero pretendere sicuramente di più. Grazie Presidente. Grazie a lei, collega Farrugia. Nel frattempo si è iscritto a parlare l'onorevole Di Paola. Prego, onorevole.
Grazie Presidente, amministrazione, consiglieri comunali. Intanto vi ringrazio per l'invito a questo importante Consiglio Comunale. Per me è sempre un onore, un piacere essere presente in quest'Aula. Cercherò di fare un intervento meno politico possibile, comunque per cercare comunque di trovare anche una strategia insieme per difendere i progetti che possono riguardare il nostro territorio. Vede Presidente, noi dobbiamo fare in modo, lo diceva forse qualche consigliere poco fa negli interventi precedenti, di non perdere le somme che arrivano alla città di Gela. E io parto intanto dagli importi piccoli. Cioè noi spesso in finanziaria, dico noi, ma fondamentalmente io non ricordo che altri deputati che rappresentano questo territorio negli ultimi anni hanno erogato o messo nelle finanziarie somme per progetti che riguardano la città di Gela. Appostiamo delle somme, seppur non importanti rispetto ad alcuni importi che ci sono all'interno di questo elenco, però sono somme che possono essere utilizzate in maniera molto celere per progetti infrastrutturali, e mi riferisco a somme sotto i 150.000 euro che possono essere anche realizzati con, possono essere affidati con progetti che sono sotto soglia e quindi con affidamenti molto più veloci rispetto a progetti più lunghi. Intanto su questo io capisco le difficoltà del Comune di Gela, che sono difficoltà purtroppo diffuse, perché ho sentito il dirigente, molti comuni hanno carenza di funzionari, di geometri, di ingegneri che poi non riescono a seguire progetti. Allora su questo noi dobbiamo fare sicuramente il mio auspicio che si possa fare strategia per cercare quantomeno i fondi che vengono appostati nelle finanziarie, per evitare che poi ritornano nuovamente in regione o vengono persi, soprattutto se somme esigue, di poterle spenderle e spenderle in maniera celere, perché comunque non stiamo parlando di progetti importanti, di progetti grossi, però sono progetti che comunque possono smuovere l'economia gelese, perché altrimenti non appostiamo fondi in finanziaria per infrastrutture, e questo sarebbe sicuramente non un bene per la città di Gela, perché noi dobbiamo continuare a credere e a fare infrastrutture, a realizzare anche quelle piccole infrastrutture che possono servire al territorio. Il dirigente ha fatto un passaggio importante, e questo fa capire pure come gli assessorati, purtroppo, ahimè, a livello regionale vengono gestiti. Cioè un dipartimento che dimentica di mandare una PEC e manda una PEC per quanto riguarda il CCR, stiamo parlando del Centro Comunale di Raccolta, quindi è un impianto importante per quanto riguarda il miglioramento della raccolta differenziata, un dipartimento guidato da un assessore, e dico qui c'è il sindaco, se un assessore non controlla i propri dirigenti e il proprio dirigente sbaglia a mandare un'email, la manda con 4 mesi di ritardo, con il rischio che non solo il Comune di Gela, ma che molti comuni in Sicilia perdono questo finanziamento, o meglio, viene messo a cavallo con un'altra programmazione, ma questo significa che i fondi della vecchia programmazione li restituiamo. Di fatto sul Dipartimento Energia e Rifiuti, Dipartimento Sindaco guidato dal Movimento per le Autonomie, dall'assessore Di Mauro, la maggior parte di fondi verranno restituiti all'Unione Europea. È uno dei dipartimenti che non è riuscito a spendere, e la scusa non può essere perché anche quel dipartimento ha difficoltà con i funzionari e con i dirigenti, perché se poi un dirigente mi sbaglia a mandare la mail, me la manda con 4 mesi di ritardo, e poi siamo qui, e io vi ricordo ai consiglieri, ricordo a quest'Aula che noi abbiamo fatto pure un consiglio comunale monotematico, ve lo ricordate, su quel bando di idee si doveva realizzare qua un mega impianto per la gestione dei rifiuti, futuristico, bando che poi è stato messo da parte dal nuovo presidente della regione, e di fatto noi qui abbiamo parlato, ci siamo confrontati più e più volte, però di fatto quel bando il nuovo governo regionale ha detto questo bando fondamentalmente non serve a nulla, anche perché non c'era una pianificazione, c'era un bando di idee messo lì per realizzare impiantistica in giro per la Sicilia, quando invece ancora non si erano nemmeno individuati i posti, e noi questa cosa l'avevamo detto, dove andare a realizzare questi ipotetici mega impianti. Ma qui non riusciamo manco a realizzare CCR, cioè si vogliono realizzare infrastrutture enormi come termovalorizzatori, non so adesso come termoutilizzatori, non so come li chiamano adesso, però dico alla fine sono sempre
ma non riusciamo a realizzare il CCR. Cioè, io capisco il dipartimento, il settore qui ambiente che chiede, fa, dice noi abbiamo presentato tutto, abbiamo fatto tutto il possibile, è un impianto che comunque può portare al miglioramento della raccolta differenziata, e poi il dirigente a livello regionale dimentica ad inviare l'email o la invia con 4 mesi di ritardo e l'assessore rimane al suo posto, perché poi su tutto questo l'assessore regionale rimane al suo posto. I progetti, siamo in ritardo per i progetti, il dipartimento sicuramente sta facendo di tutto, non lo metto in dubbio, però noi avevamo fatto una proposta importante che devo dire il passato Presidente della Regione aveva pure accolto, dico forse una delle cose positive che aveva fatto il passato Governo regionale. Noi avevamo detto, sulla stregua anche di quello che ha detto il dirigente Collura, immettere all'interno dell'amministrazione nuovi ingegneri, architetti o comunque nuovi professionisti, c'è un gap che devono pagare, che è il gap dell'inesperienza. Cioè, io mi approccio ad una macchina così complicata come può essere quella del comune, come può essere quella della gestione dei fondi, ho bisogno del tempo per mettermi, per olearmi all'interno del meccanismo. Noi avevamo chiesto al passato Governo regionale di creare un ufficio speciale di progettazione. Tra l'altro, quando ci hanno definanziato i progetti del Patto per il Sud, io qui avevo la stregua di assessori, deputati di maggioranza che venivano qua a dire: non vi preoccupate, vi abbiamo definanziato questi progetti perché l'iter non era un iter esecutivo, che poi esecutivo mi hanno spiegato che doveva essere subito pronto per essere mandato in gara. Bene, vi aiuteremo con dei tecnici regionali che già sono all'interno della macchina, cioè non prendiamo nuove figure, nuovi professionisti, sono già all'interno della macchina regionale, ve li mettiamo a disposizione. Nasce l'ufficio speciale di progettazione a livello regionale che doveva essere messo a disposizione dei comuni, e noi auspicavamo, nonostante dico non ci credevamo sotto questo punto di vista, che poi i progetti potevano andare avanti e venire finanziate con altre misure. L'ufficio speciale di progettazione è stato chiuso dal presidente Schifani, cioè non c'è più l'ufficio speciale di progettazione, e viene chiuso a mio avviso in maniera assurda, perché stanno seguendo l'accordo Stato-Regione che dice di contenere i costi. Ma dico, ma con tutti i costi che la Regione siciliana deve contenere, giusto l'ufficio speciale di progettazione, che alla fine non ci costava nulla, perché sono sempre tecnici della Regione, quindi cosa ci costava? Una stampante, un paio di computer, gli uffici che dovevamo mettere a disposizione. L'ufficio speciale di progettazione è chiuso, quindi i comuni sono lasciati, come dire, alla berlina, perché io capisco le difficoltà della mancanza di tecnici che poi purtroppo perdiamo e non riusciamo ad acquisirne di nuovi, e dovremmo anche interrogarci del perché le macchine comunali in generale perdono tecnici che magari vengono date o vanno in altre strutture pubbliche. Io vi dico che mi metto nuovamente, dico, ma è da più anni a questa parte che, indipendentemente dal colore politico, che a me dispiace, però in alcune occasioni con la Regione una presa di posizione forte va fatta, perché quando si perdono finanziamenti, quando a un certo punto il dirigente si dimentica di mandarci l'email e la deve mandare a dicembre e ce la manda ad aprile, dico, non è che c'è una sorta di vessazione nei confronti della città. Allora in quel caso, secondo me, la politica gelese tutta, indipendentemente dai colori politici, deve prendere una posizione forte. E quindi io vi dico che da parte mia c'è sempre la piena disponibilità, indipendentemente dal colore politico, di mettermi a disposizione di questo Consiglio Comunale, di questa amministrazione e della città tutta. E magari con l'auspicio che se ci sono difficoltà su alcuni finanziamenti che riguardano soprattutto il livello regionale, di saperlo prima. Se abbiamo delle difficoltà, fatemelo sapere prima a me e agli altri deputati del territorio che si vogliono mettere a disposizione, perché se poi le cose le sappiamo a fatto avvenuto, ovvio che poi da lì recuperare quel finanziamento, perché attenzione, gli altri comuni sono messi lì a prendere fondi, cioè nessuno regala niente, quindi è ovvio che se noi non riusciamo a completare per vari motivi un progetto, e quindi quel progetto ci viene definanziato, se noi riusciamo a sapere prima che abbiamo delle difficoltà, allora lì possiamo incidere e possiamo provare a non farci definanziare il progetto. Però poi a cose fatte, fare in modo che quei fondi ritornino nuovamente alla città di Gela, quello è difficilissimo. Quindi sotto questo punto di vista io auspico, sia con tutto il Consiglio Comunale
che con l'amministrazione, che anche con i dirigenti del settore, che ci sia massima collaborazione per quanto riguarda le informazioni che, a mio modo di vedere, devono circolare in maniera rapida e veloce. Grazie. Grazie a lei, onorevole Di Paola. Chiesto di intervenire il senatore Lorefice per dare il suo contributo e il saluto all'aula consigliare. Prego, senatore. Nel frattempo il dottore ci saluta perché deve rientrare a Palermo. Buonasera, buon rientro a lei. Grazie presidente, buonasera a tutti, grazie a chi ha proposto questo interessante monotematico, dato che mi avete anche dato la possibilità di aggiornare quelle che erano le mie notizie sui tanti progetti che seguo anche personalmente da diversi anni. Provo a dare un piccolo contributo, magari anche qualche informazione su qualcuno dei progetti che ho visto in elenco, come su alcuni, specialmente quelli che hanno una diretta competenza, una relazione con il governo nazionale o con il livello nazionale, li seguo e li continuo a seguire, nonostante le difficoltà anche nel reperire delle informazioni puntuali, se non almeno quelle verbali, io di solito le lascio in un cantuccio e se non ho atti formali non parlo. E ora vi posso soltanto dire che dopo mesi di tentativi, di interlocuzioni, anche su sollecito da parte del sindaco, di qualche assessore, da parte dei dirigenti del comune di Gela, ci ritroviamo però ad avere grandissime difficoltà e ritardi. Un riferimento puntuale ve lo posso fare, ad esempio, in relazione al progetto Sinapsi. Sappiamo che è stata una progettazione, una proposta che è venuta dall'esterno dell'ente locale. Abbiamo la Core di Enna, abbiamo la Fondazione Mattei, poi si è aggiunta anche l'ENI. Attualmente quel canale di finanziamento è fermo perché manca un decreto attuativo di competenza del MEF e del Ministero, del Ministro delle Politiche UE, Sud, Coesione e PNRR, Raffaele Fitto. Pertanto, al netto degli aggiornamenti legati all'evoluzione dei prezzi, legati alla congiuntura internazionale, alle guerre, non sto qua a elencarvi quali sono stati i motivi per cui alcuni prezzi dei materiali sono schizzati, sono lievitati. Perciò al netto di questo ci sono ritardi legati a più livelli. L'onorevole Di Paola vi ha parlato dei ritardi della regione siciliana. Ai noi, la regione siciliana non si può certo chiamare come un campione né mondiale né nazionale neanche regionale per il rispetto dei tempi. Un altro riferimento ve lo faccio in maniera puntuale, perché anche su questo sono anni che faccio, dalle interrogazioni parlamentari agli atti sindacato ispettivo alle puntuali richieste di accesso agli atti, perché poi mi costringono a fare anche questo. I 30 milioni di euro che qua vedo imputati con un riferimento generico, riferimento SIN, 30 milioni di euro, non so quanti, penso che i consiglieri che hanno seguito le questioni conoscono perfettamente di quali fondi parliamo, fondi che sono migrati negli anni dalla cosiddetta contabilità speciale, poi sono stati non utilizzati dalla regione siciliana, sono tornati al governo nazionale per poi ritransitare alla regione siciliana per alcune bonifiche dei cosiddetti siti orfani. Parliamo delle ex discariche di titolarità Cipolla, cosiddetta discarica Cipolla e la discarica di Marabusca. Inizialmente il comune di Gela ha preso in carico l'attività, perciò era il cosiddetto soggetto attuatore. Dopo un anno si è reso conto di non essere in grado di gestire quel tipo di progettazione molto articolata e complessa, perciò dopo un anno l'ha restituita nella titolarità della regione siciliana. A distanza di quasi un altro anno, perché parliamo è passato un altro anno, la regione siciliana ha prima nominato un RUP che dopo 3 mesi e mezzo si è dimesso, comunque ha presentato delle motivazioni
perciò è stato nuovamente nominato un RUP. Ad oggi, se non ricordo male, l'ultimo accesso agli atti l'ho fatto il 19 settembre, siamo al 9 ottobre, cioè quasi 10 giorni alla scadenza, forse anche prima. Ad oggi io non ho avuto nessuna notizia. Cioè abbiamo perso 2 anni, il nostro territorio continua a perdere non solo occasioni, anche perché quelle discariche, e questo lo ricordo a me stesso, continuano a inquinare, sono a contatto con alcune falde e ai noi. Come vogliamo comportarci? Io colgo anche l'opportunità di chiedere aiuto a tutti noi, perché se non riusciamo a fare veramente sistema su alcune tematiche e problematiche ataviche, non riusciremo mai a, come si suol dire, portare a buon fine qualcosa che è dovuto. Io ricordo sempre le battaglie ambientali di questo territorio, che è un territorio che ha pagato un tributo e continua a pagare un tributo altissimo. Dopo 60 anni di sfruttamento del territorio da parte di ENI, noi ci ritroviamo ancora ad avere in parte una raffineria funzionante. Ma ci portiamo a casa che cosa? Anche i costi, secondo me, impagabili, di morti, malformati. Vogliamo almeno cominciare a lavorare assieme per dare un minimo di, come dire, ristoro al territorio? Io sono qua a disposizione, come ha detto il collega Di Paola, noi non guardiamo colori politici, siamo rappresentanti del territorio. Presidente, non la veda come un rimprovero, le chiedo, io ho visto la convocazione tra i parlamentari nazionali presenti del territorio, in particolare l'uninominale Gela, c'è anche la collega Craxi, io ho visto soltanto l'invito a me e alla collega Chetti Damante, tanto sicuramente sarà stata una dimenticanza, ma sui temi nazionali gli eletti, coloro che si sono fatti eleggere a Gela e nel nostro comprensorio, hanno il dovere di venire qua e a rispondere in quanto parlamentari di maggioranza, presidenti di commissione, hanno un dovere doppio, triplo, perché io da opposizione cerco di fare il mio, ma come ben sapete il governo è una cosa, invece il parlamentare di minoranza, d'opposizione fa altro. Pertanto un invito accorato, lavoriamo assieme e sicuramente, ribadisco, è sicuramente una dimenticanza. Però la prossima volta la collega Craxi invitiamola e chiamiamola anche a rispondere del mandato che gli hanno dato gli elettori dalla provincia di Caltanissetta, di Gela in particolare. Mi accingo a chiudere perché, ripeto, gli argomenti sono importanti, spinosi. Vedere che abbiamo, e spero di avere nel giro di poco aggiornamenti in positivo, 6 progetti in salvaguardia perché non eravamo più in condizione di rispettare i tempi per la fine lavori. Una volta che ancora non abbiamo appaltati, sicuramente entro il 31 dicembre non saremmo stati in condizioni di portarli a buon fine. Parliamo di 6 progetti per 10.220.000 euro e cocci. Perciò risorse per un territorio che langue, che a seguito della chiusura della raffineria del 2014 ha subito uno spopolamento, buona parte dei cittadini gelesi, dei grandi lavoratori, professionisti, sono dovuti andare fuori da Gela. E il motivo è per cui manca anche il lavoro. E se noi non riusciamo a far rientrare le migliori menti che sono dovute andare per ovvi motivi a lavorare fuori dal nostro territorio, una responsabilità, almeno io me la sento, nel senso noi rappresentanti politici abbiamo una grande responsabilità. Il protocollo del 2014 che andrebbe riaggiornato, anche questo, capisco che il tema non è come dire, direttamente in relazione a questo. Riprendiamo anche quei fascicoli e quei capitoli e chiudo soltanto ribadendo la piena disponibilità, come sempre c'è stata. Quando il territorio chiama, io ci sono e spero la prossima volta di avere magari qualche informazione che mi permetta anche di gioire maggiormente e ringraziare di più
chi si prodiga per la città. Grazie a tutti voi. Grazie a lei, senatore Onorefice. Nel frattempo si sono iscritti a parlare i colleghi Romano e Di Dio. Prego, collega Romano. Approfittiamo per salutare il dottore Di Martino. Grazie per il suo contributo. Buonasera. Grazie Presidente, Sindaco, illustri ospiti, colleghi consiglieri. Io sono Carlo Romano, oltre ad essere consigliere comunale di questo civico consesso, sono onorato di essere stato eletto Presidente del Consiglio dell'Unione dei Comuni di Gela, Butera e Niscemi. E con una nota di ottimismo, questa sera voglio credere che attraverso questo strumento importante, attraverso il buon lavoro che il Presidente Greco insieme ai consiglieri, ai sindaci di Butera e Niscemi e insieme ai dirigenti che hanno portato avanti e hanno messo in campo tutti quegli strumenti per attuare una strategia territoriale che mette al primo posto la competitività, attrattiva e vivibilità, transizione ecologica e digitale di tutto il territorio. Tornando alla nota di ottimismo, vedo che in questa struttura, di cui io sono la parte di controllo, diciamo che anche se non sono stato condiviso da tutti i 9 consiglieri comunali, alla fine rappresento tutte e 9 in questo FUA. Vedo nell'organigramma una struttura snella ed molto complessa e comunque all'interno della quale c'è la presenza di 19 consulenti, i quali saranno nominati per cercare sicuramente di veicolare e fare in modo che questi finanziamenti, questi 70 milioni, vengano utilizzati per questo territorio, per fare in modo che tutti i progetti già in itinere, i progetti che saranno messi in campo dalle 3 amministrazioni che finalmente ragionano con una visione globale di insieme, superando gli steccati che prima magari vedeva un attore contro l'altro, adesso lavorano sinergicamente per raggiungere obiettivi comuni e di grande importanza per questo territorio. Una collettività che necessita di attenzione, una collettività che finalmente vuole ottenere quello che è giusto e quello che è necessario. Si parla di responsabilità collettive, responsabilità di amministrazioni precedenti, dal tempo di chissà quale ventennio, trentennio stiamo parlando, però volevo fare in modo che da qui non nasca processo alla politica, ai deputati, al Presidente della Regione, a chi li ha preceduti, ma nasca fuori una nuova idea di collaborazione che primo fra tutti l'Onorevole Di Paola ha menzionato e che condivido perfettamente, una collaborazione fattiva che metta tutti quanti mettendo tutti quanti a disposizione il proprio ruolo nelle sedi opportune possa determinare finalmente il rilancio di questo territorio, di questa città e dell'Unione dei Comuni di cui io rivesto questo ruolo così importante. Presidente, grazie. Grazie a lei, collega Romano, buon lavoro per quello che farà. Collega Di Dio, a lei la parola, chiede di intervenire, prego. Grazie Presidente, un saluto ai colleghi consiglieri, all'amministrazione, al senatore Lorefice e all'onorevole Di Paola. Comunque li ringrazio perché sono gli unici deputati sia a livello regionale che nazionale che hanno accolto questo invito.
avremmo, come già anticipava il senatore, avremmo voluto in quest'aula anche quelli di maggioranza per confrontarci su temi importanti che stiamo trattando questa sera. Voglio ringraziare i consiglieri comunali che hanno portato questo consiglio comunale monotematico. In alcuni punti non ho condiviso alcune affermazioni, però capisco che i consiglieri comunali di opposizione sono da pungolo e devono fare il loro lavoro. E quando mi è stato chiesto con il mio gruppo politico di partecipare all'azione amministrativa del sindaco Lucio Greco, l'ho voluto fare con un settore, quello più spinoso e quello più complicato. Io ho accettato questa sfida con l'assessore Caruso, che devo dire in questi mesi, nell'eredità di questo periodo veramente molto difficile di questo comune, perché già da ottobre siamo in una crisi finanziaria complessa di questo ente, già lo era prima. Poco fa il consigliere Faragi spiegava che quando ci siamo insediati abbiamo fatto una valutazione nella Commissione Sviluppo Economico che la macchina amministrativa non aveva capacità di spesa, seppur aveva una grande capacità di intercettare dei finanziamenti, perché aveva all'interno della propria macchina amministrativa dei bravi burocrati, tipo l'architetto Collura, che riusciva a intercettare finanziamenti per il nostro comune. E poi aveva una grande difficoltà nella spesa, perché diciamo non è un problema del comune di Gela, ma è una problematica di tutti i comuni, così come è stato detto dai vari che mi hanno preceduto, che questa difficoltà c'è. Soprattutto ricordiamoci, per quanto riguarda il patto per il sud, qualcuno forse l'ha dimenticato, ma quando è uscito il bando per il patto per il sud e il presidente Crocetta infilò tutta quella serie di progetti, dovevano essere progetti esecutivi. Noi progetti esecutivi non ce n'erano. Io ricordo qui a presidente Sammito, con lui eravamo alla scorsa consigliatura, infilammo, la vecchia amministrazione infilò quella serie, quella lista di progetti, però progetti esecutivi non erano. C'erano delle idee progettuali, c'erano progetti definitivi, ma progetti esecutivi non ce n'era neanche uno. Quindi quando ci dico qualcuno, 15 anni, 20 anni che girano gli stessi progetti, studi di fattibilità, progetti definitivi sì, ma progetti esecutivi in questo comune ce ne sono stati ben pochi. Ricordo che nella scorsa consigliatura, quando ci fu agenda urbana, il bando di agenda urbana, il sottoscritto, nell'allora presidente della Commissione Sviluppo Economico, abbiamo fatto mettere quel milione di euro per la progettazione esecutiva per agenda urbana. È arrivata dalle compensazioni ENI quel milione a gennaio 2018, fino a settembre 2019, quando questa macchina amministrativa con questa amministrazione si è messa in moto, durante la fase commissariale non è stata spesa neanche una lira. E tutto quell'elenco di progetti inseriti in agenda urbana sono stati fatti da questa amministrazione. E se, diciamoci, la sfortuna, il fatto che nell'arco temporale di qualche 2-3 anni abbiamo dovuto rincorrere il caro prezzi, abbiamo dovuto rincorrere le progettazioni, non quelle di 20 anni fa, ma il costone Borsellino, il centro per anziani di Via Giulio Siracusa, la digitalizzazione, il consolidamento delle terre armate, tutte queste sono progettazioni che fanno parte di questa programmazione, non di programmazione di 20 anni fa. E quando abbiamo accettato questa sfida, sapevamo
che si potesse incorrere in una serie di definanziamenti, perché io ricordo che con quota 100, ricordo che con il concorso scuola e rincorso per altre situazioni spiacevoli, non piacevoli, tanti tecnici sono andati via da questo comune piuttosto che essere inseriti in questo comune. Noi abbiamo perso decine di tecnici e ricordo che anche volontà amministrativa negli ultimi 2 anni questa amministrazione si è concentrata su un problema atavico che era la pulizia della città e molti tecnici dell'ufficio lavori pubblici sono dovuti andare ad aiutare un sistema di appalto che andava per la pulizia della città. Quindi le priorità in questa città sono tantissime e quindi non voglio giustificare i ritardi che ahimè purtroppo, come poco fa l'architetto Collura ha specificato benissimo, e io ricordo e dobbiamo ringraziare anche i pochi tecnici che abbiamo, perché lo sto vivendo oggi che sono dalla parte dell'amministrazione, da diretto interessato insieme alla dottoressa Caruso, cosa significa che questa sera ancora sono lì per fare le determine a contrarre. E anzi, meno male che quei pochi volenterosi, qualcuno ancora è rimasto in questo comune. E quindi per affrontare veramente quello che rimane. Ma questa non è una giustificazione, bisogna dare anche merito ai pochi che lavorano e non sempre aggredire i pochi che sono rimasti. Probabilmente dobbiamo guardare indietro per capire le vere motivazioni per cui oggi siamo a questi livelli, no? Ma è un problema che ormai non è soltanto di questo comune, ma è un discorso generalizzato. Mi dispiace che l'argomento sia rimasto solo agli oppositori, tranne ringrazio il collega Romano che a governo regionale e a governo nazionale e che ci mette la faccia, che nonostante questa sera le deve prendere per tutti, per i suoi che deputati che da decenni ormai sono nell'amministrazione regionale e che non hanno mai avuto il coraggio di affrontare quest'aula consigliare, in temi così importanti, perché ricordiamo che in capo alla regione ci sono i processi per le dighe, che servono per dare lavoro alle nostre comunità locali, soprattutto nell'agricoltura. Consigliere Romano, dica al suo deputato che noi stiamo aspettando che le dighe in Sicilia vengano fatte, ma soprattutto a Gela, perché noi abbiamo una importantissima come Disuere che potrebbe dare l'acqua, e lei sa benissimo e conosce questo perché l'ha affrontato insieme a me quando io ero in Forza Italia, sa benissimo come ci siamo spesi noi due. Però mi dispiace, ma sul governo regionale e nazionale poca attenzione abbiamo avuto. Caso non è che nella salvaguardia dei progetti poca attenzione c'è stata veramente da parte del governo regionale, se non quando arriviamo sempre alla fine di un processo per dire noi possiamo mettere la bandierina. Ma questo non è una polemica con lei, me ne guarderei bene, consigliere. Lei ha fatto proprio sulla FUA, ha detto che speriamo possa essere effettivamente una possibilità per salvaguardare i progetti che sono stati messi in salvaguardia e che finalmente la maggior parte di questi progetti sono anche esecutivi. Io mi auguro che questo Consiglio Comunale possa avere un taglio, e credo che lo è, fino ad ora lo è stato, un taglio propositivo dove ci possa mettere, e lo diceva poco fa il senatore Lorefice, dove ci possa mettere tutti attorno a un tavolo, così come abbiamo fatto per Pingua, perché io ricordo che in Commissione Sviluppo Economico abbiamo portato insieme alla Commissione, al senatore, all'amministrazione, al sindaco, e all'assessore di allora, abbiamo portato a casa il finanziamento. Oggi, insieme all'architetto Collura e insieme all'assessore Caruso,
che ogni giorno è come un ne può dire il dirigente cultura, ormai non può più sopportare l'assessore Caruso, perché di prima mattina diventa la sua ossessione per la difesa di questi progetti. Speriamo e ci auguriamo che chi ci può aiutare anche nelle deroghe, nel poter recuperare quanti più soldi possibili. Noi siamo fiduciosi di con l'elenco che ha fatto poco fa, con progetti che sono atavici in questa città, che finalmente con questa amministrazione, e anche lasciare anche agli altri che vengono dopo, una situazione migliore di quello che abbiamo trovato. Grazie Presidente. Grazie a lei, collega Di Dio. Nessun altro si è iscritto a parlare. Per le conclusioni, se vuole, l'amministrazione. Un attimo, c'è il collega Orlando che, mentre ho detto nessuno, ha alzato la mano. Prego, grazie, collega. Grazie Presidente, grazie amministrazione. Benvenuti al rappresentante regionale nazionale. Io mi rivolgo al consigliere che mi ha preceduto, che lui dice che questi finanziamenti erano stati fatti dal governo Crocetta, che devo dire, già l'ha detto l'onorevole Di Paolo, che aveva messo un'equipe di professionisti alla regione cui potevano attingere tutti i comuni che non erano professionisti e fare i vari progetti che interessavano ai comuni o alla città di Genova. Questo fatto l'amministrazione lo sapeva e non ne ha approfittato, perché è bene dirlo questo qua, perché l'amministrazione ha un progetto da fare e non ce lo può fare con i suoi tecnici, e si poteva inviarla alla regione e farli fare alla regione. Io poi all'amministrazione vorrei dire una cosa: da qualche anno a questa parte 200 dipendenti comunali sono andati in pensione. L'amministrazione cosa sta facendo per far sì che di dare man mano aiuto ai dirigenti o rimpinguare il personale? Io da 4 anni, io quando mi sono insediato, ho detto subito al sindaco: cerchiamo di prendere più personale, intercettiamo dei fondi per assumere personale, che non si può fare in modo. Questo è un problema. Consigliere Morsello, lo so che lei è sempre... vuole intervenire. Comunque, noi, io devo ricordare a me stesso, Orlando, che prego. Noi facevamo parte di questa amministrazione e siamo andati via da questa amministrazione perché non sono stati mantenuti tutti i progetti che erano fatti per il patto del sud, che sono stati differenziati. Io do la collega Orlando, collega Morselli, per favore, la faccia completare. Un grande amico mio Collura, che sta provvedendo di dare aiuto. Devo dire che questi progetti che attualmente questa amministrazione sta facendo sono progetti che nascono dal centro-sinistra, dal progetto. Perfetto. Mi rivolgo a questa via che c'è sotto il municipio, Viale Mediterraneo, via Ventura. Via Ventura è stata fatta dall'allora assessore Verderame, che faceva parte della prima amministrazione Crocetta. Questo io rivolgo. Voglio ricordarvi che questi progetti che attualmente sono stati fatti sono stati progettati quando c'era l'amministrazione di sinistra. Grazie Presidente. Bene, grazie a lei. Abbiamo concluso con il collega Orlando. Per l'amministrazione do la parola all'assessore Caruso con delega allo sviluppo economico. Prego assessore. Buonasera Presidente, consiglieri, gli onorevoli Di Paola e al senatore Lorefice. Questa sera devo dare atto al Consiglio Comunale, si è condotto delle argomentazioni politiche, così come si dovrebbe fare sempre, sul tema della conciliazione, dell'incontro, e utilizzo le parole che hanno utilizzato sia l'onorevole Di Paola come anche il senatore Lorefice. Dobbiamo fare strategia e sistema. Il nostro territorio non ha bisogno di lotte politiche che non portano a nulla, che poi finiscono sempre, perdonatemi il termine, in un nulla di fatto.
l'amministrazione qui presente e la sottoscritta nel momento in cui ho assunto questo mandato, sapete bene, soprattutto mi rivolgo alla Commissione Sviluppo Economico alla quale io mi sono interfacciata di più in questi mesi, è stata sempre aperta. O io da loro o loro da me. Non ho mai negato a nessuno notizie sulle linee di finanziamento, ma ben venga il Consiglio monotematico di questa sera, perché permette al Consiglio in primis, ma soprattutto alla città, di capire lo stato di avanzamento o anche la stasi determinati di linee di finanziamento. E permette anche a noi, amministrazione, come anche al dirigente Collura, siamo sempre di corsa, sempre in affanno, si lavora tanto, i nostri uffici c'è una frenesia che voi non potete immaginare, perché c'è a volte anche, ammettiamolo, capita a volte di dimenticare delle cose, oppure perché magari ci sono delle urgenze e dobbiamo recuperare terreno. Quindi permette anche a noi di fare il punto della situazione. Questa amministrazione, anche se spesso viene considerata un'amministrazione debole politicamente, certo lo siamo, non abbiamo una maggioranza in Consiglio Comunale e non abbiamo delle rappresentanze, eccetto l'MPA, al governo nazionale, né tantomeno a quello regionale. Però voglio dire, i nostri rappresentanti politici, al di là del colore che noi abbiamo, che essi hanno, sono spesso venuti incontro. Io per prima mi sono spesso interfacciata con il senatore Lorefice, che è sempre disponibile, e io per questo, senatore, la ringrazio, ci viene sempre incontro, a darci una mano d'aiuto. Quindi, ma ritornavo al discorso che stavo facendo, questa amministrazione viene considerata spesso debole, sì lo siamo, politicamente lo siamo, non lo neghiamo, non abbiamo una maggioranza, facciamo fatica a portare gli atti, però devo dire una cosa, e questo è un plauso che io vi faccio, ci sono sempre quei coraggiosi, quella parte di Consiglio Comunale che è stata eletta dal popolo e sente questo mandato, questa investitura, che poi ci dà sempre una mano d'aiuto, ci viene in soccorso nell'approvare gli atti, quelli importanti, quelli che servono al bene della città, perché queste linee di finanziamento che noi abbiamo, Pinqua, no? Che escono fuori dallo sviluppo economico, ci sono diverse anime politico, sono per la città, non sono dell'amministrazione, però noi siamo riusciti in questi anni, come diceva il dirigente Collura, a ben indire 12 gare, e non sono poche. Vero, degli errori sono stati fatti, abbiamo pagato forse l'inesperienza, e capita, per crescere, come diceva qualcuno di voi, solo se non si fa non si sbaglia, chi fa sbaglia, e allora se abbiamo sbagliato torneremo a correggere il tiro e far sì che ciò che stiamo riuscendo a portare in porto non vada persa, soprattutto l'esperienza maturata in questi mesi. Poi un invito e un augurio lo faccio al consigliere Romano, adesso lei è salito sul treno del FUA, mi creda, e queste sono delle esperienze belle e entusiasmanti, ma c'è sempre da correre e spingere, lei che può, lei che ha la sua rappresentanza politica sia al governo regionale e nazionale, lo faccia. Con questo ho concluso. Grazie a tutti, buonasera. Grazie anche a lei. No, l'amministrazione chiude. Ora, qualora volesse, 5 minuti per i capigruppo, ma solo per completare gli incontri e passare all'atto di indirizzo se c'è. Altrimenti superiamo i 5 minuti. Prego, collega Sincero. Sì, dico, 5 minuti toccano a tutti i capigruppo, dopo l'amministrazione. Naturalmente. A lei la parola. Sì, ma abbiamo finito. Presidente, colleghi consiglieri, amministrazione, gentili ospiti. Presidente, una nota di ringraziamento al senatore Lorefice e all'onorevole Di Paola. Lo ripeto perché non fanno mai mancare il loro apporto a questo Consiglio Comunale.
Io ringrazio tutti i firmatari di questo Consiglio Comunale Monotematico, ringrazio tutti i partecipanti. Non posso non notare come una parte del Consiglio Comunale ha deciso di non partecipare a questo Consiglio Monotematico. Non capisco come mai una parte del Consiglio Comunale così attento, quando la scura dei finanziamenti si abbatte sulla nostra città nell'attaccare l'amministrazione, oggi che invece si poteva parlare liberamente, confrontarsi, decide addirittura di non partecipare neanche alla seduta. Per l'ennesima volta si delinea una netta linea di demarcazione tra quella parte del Consiglio Comunale interessato ai bisogni della città, interessato a metterci la faccia di fronte a argomenti anche non semplici, e invece una parte che fugge e scappa via quando c'è da affrontare discussioni importanti. Io ringrazio il collega Romano che ha partecipato e sono sicuro parteciperà a tutta la seduta, perché dimostra la serietà del suo ruolo, soprattutto anche in virtù del ruolo ad oggi aggiuntivo che è quello del Presidente del Fuoco, a cui io faccio i miei auguri. Presidente, è inutile prolungarci, ormai dopo 4 anni e mezzo sappiamo bene la geografia politica del Consiglio Comunale, conosciamo chi sono i consiglieri comunali che non hanno il timore di mettersi in gioco, da chi invece fugge. Negli ultimi giorni c'è stato il passaggio all'SRR4, questo è stato l'emblema di quei consiglieri che coraggiosamente hanno deciso di sostenere una causa, da quelli che invece sono fuggiti, e poi quando qualcuno gli fa notare che questo servizio è partito perché per merito di altri, addossano la colpa al sindaco perché doveva farlo anni prima. Fermo restando che l'importante è che questo risultato sia arrivato, oggi abbiamo un nuovo servizio rifiuti, sempre perché quella parte di consiglio comunale serio e attento decide di non tirarsi mai indietro. Presidente, noi abbiamo preparato una bozza di atto di indirizzo, naturalmente vorremmo condividerlo il più possibile, quindi se lei è d'accordo chiedo 3 minuti di sospensione, saranno veramente solo 3, in modo per poi arrivare. Io glieli concedo volentieri. Grazie. Però prima, se ci sono altri capigruppi che vogliono intervenire, chiedo la parola adesso, altrimenti diamo ai firmatari la possibilità di completare l'atto di indirizzo, dopo rientriamo per la votazione. Virginia Farrugia. No, faccio poi dichiarazione di voto. Intervengo per dichiarazione, grazie. Allora, sono le 22:33 minuti, ci rivediamo qua alle 22:40, collega Singero, va bene? Gliel'ho dati 7 anziché 5.